si chiama quello che sta parlando con Alberto? Lì, non mi ricordo. Paolo Mazzolero. Ah, poi Treviso, no? Presidente. I peluche ce l'ha la gente. Sì, ce li hanno. E Sandro, Sandro, vieni qua. Anche due. Ci sono? Una per lui, no. È un amico, va, è il nostro amico. È il nostro amico. Ce l'ha picco. Oh, ce l'ha picco. Io modestamente, sì. Mi servizza con una botte di vento. Sì, va. Piccolo, piccolo ma noioso. Che tipo, dai. Andrea è un grande. Martello! Mi dai tu il via, Fili? Mi dai tu il via? No, oh, questo non serve proprio. 8, 7, 6, 5, 3. I migliori italiani della Lega Nazionale Pallacanestro, serie Gold e Silver contro i migliori stranieri della stessa Lega. È l'All-Star Game al Palabam di Mantova. Buonasera da Mino Taveri. E Riccardo Pittis. Per raccontarvi la serata delle stelle, saremo in compagnia dei migliori italiani e dei migliori stranieri. Riccardo, perché nella Lega Nazionale Pallacanestro ci sono gli italiani migliori del pallacanestro italiano, se vogliamo, e stasera li vedremo all'opera in una serata che ci regalerà tante emozioni, non solo dal punto di vista del basket, ma anche di tutto quello che è stato programmato a contorno, soprattutto per ciò che riguarda l'aspetto sociale di questa serata. Ne parleremo nel corso del match, però poi vogliamo vedere tanta bella pallacanestro e divertirci, no Riccardo? Soprattutto spettacolarità, ci saranno schiacciate, gare di tiro da tre e soprattutto, come hai detto tu all'inizio, Mino, c'è la possibilità di vedere tanti italiani, così come tutte le domeniche giocano nei campionati di Gold e Silver nella Lega Nazionale Pallacanestro, tanti giovani italiani soprattutto, e questo quello di cui la pallacanestro ha bisogno in questo momento. Ci sono addirittura nella formazione italiana 9 ragazzi nati dal 90 in su, quindi questa la dice lunga sulla bellezza del poter finalmente identificarsi con giocatori italiani anche per il pubblico. Lo sforzo anche questa volta della società di Mantova è stato notevole, lo sforzo della LNP è stato notevole sull'entusiasmo, anche sull'onda dell'entusiasmo di quello che fu l'All-Star Game dell'anno scorso. E poi come sappiamo, gli stranieri poi quando sono selezionati nelle gare delle stelle non ci tengono mai a perdere, vero Riccardo? No, infatti, guarda, io
in passato ho avuto la fortuna di giocare degli All-Star Game ed effettivamente all'inizio si ride, si scherza, tutti partono con il sorriso, poi però piano piano inizia a diventare una partita sempre più vera per poi arrivare alla fine e giocarsi anche con qualche gomitata perché nessuno vuole perdere. Tra poco comincia lo spettacolo, ci saranno subito le qualificazioni per la gara delle schiacciate, avremo i due finalisti, poi le qualificazioni e la finale del tiro della gara del tiro da tre punti, poi si comincia a giocare, poi avremo la finale, insomma ci sarà veramente da divertirsi, da Tommy Marino a Voskin, gli americani, gli italiani, lo spettacolo è assicurato, state con noi, pochi minuti e cominciamo con lo Star Game della Lega Nazionale Pallacanestro qui al Palabam di Mantova su Italia 2. Pitti Sanche. Sa. Buonasera dalla Palabam di Mantova, tutto è pronto per il grande spettacolo di questo All-Star Game della Lega Nazionale Pallacanestro, pronti per presentare quelli che saranno i protagonisti, la selezione italiana e la selezione straniera, e allora andiamo a conoscerli insieme qui nell'atmosfera magica del Palabam per questo All-Star Game. Eccoli qua, si comincia con la nazionale straniera col 7, Mike Singletary gioca col 7, poi vi spiegheremo anche perché. Con numero 10, Victor Gadefors della Dinamica Mantova, gioca in casa. Prende naturalmente gli applausi del pubblico. 2,01 m, ala. Con il numero 24, Osman Krubali, 2,03 m, centro. Sarà protagonista anche della gara della schiacciate ed è protagonista già di questi suoi primi passi sul parquet del Palabam di Mantova. E poi è il momento di siamo a Kenneth Ersbrook, i giocatori vengono presentati uno dietro l'altro da Ferrara, guardia di 1,91, Jan Miller con numero 44 dalla Fileni Jesi, guardia di 1,90 m, e poi Michael Deloce 1,91 m dalla Viola di Reggio Calabria, protagonisti dei campionati Gold e Silver. Con numero 20, attenzione ad Alan Voskwil, già protagonista anche l'anno scorso, dell'All-Star Game dell'anno scorso, dall'Angelico Biella, 1,91 m.
nazionale straniera schierata in campo qui al Paladam col 12 Ron Lewis dalla manta al Torino, la manita al Torino, 1,94 ala. E ancora passo di danza Benjamin Raymond dall'Angelico Biella col numero 15, già in clima All-Star Game. Col 16 Murphy Holloway dalla Pallacanestro Trieste. Mentre già stiamo vedendo gli schieramenti completi con Alessandro Ramagli e Alberto Morea, che sono i due tecnici rispettivamente di Verona e Mantova, che alleneranno rispettivamente la LNP Assist e la formazione della RTL 102.5 nazionale straniera. Applausi ovviamente per il tecnico. Ne approfitto per salutare Riccardo Pittis. Ciao Riccardo. Ciao Mino, buonasera a tutti. E mi sembra che già siamo in clima All-Star Game. Sì, direi clima festoso, che rappresenta sempre questo genere di sfide, soprattutto i ragazzi hanno voglia e di divertirsi e comunque, come dicevamo nel pre-partita, anche di vincere. E allora abbiamo scoperto, conosciuto la nazionale straniera, adesso tocca agli italiani e attenzione perché ce ne sono tanti da tenere d'occhio. Si comincia con il numero 7 Stefano Tonut. E il papà di Stefano Tonut, Riccardo, lo conosce molto bene, il mitico Alberto. Il mitico Alberto, figlio d'arte Stefano. Stefano Tonut va a prendere posto in campo col 12, dalla dinamica, gioca in casa anche lui, Roberto Rullo. E applausi ovviamente per Roberto Rullo da parte dei suoi tifosi. Dinamica Mantova, che occupa buone posizioni in vista dei playoff della Serie Gold. Claudio Ondoia da Verona, la squadra che sta dominando il campionato col 16. Matteo Negri da Treviso, 2 metri, Treviso comporterà la lacrimuccia per Riccardo Pittis, ma ne parleremo naturalmente. Treviso così come Milano. Paul Biliga da Ferentino, 2 metri, gioca a centro. Da Casal Pusterlengo, 2,02 m, Giampaolo Ricci con numero 20. Vi dicevamo prima, saranno tante le manifestazioni collaterali a cominciare da questo slam dunk, ne parleremo dopo, per presentarvi proprio Tommy Marino, che sarà l'assist play, e vi spiegherò dopo anche perché. Da Treviglio, uno dei giocatori più promettenti del basket italiano, e poi con l'8 arriverà fra poco Tommaso La Quintana. Eccolo Tommy Marino, l'assist play. E poi Tommaso La Quintana. Moraschini dalla dinamica Mantova in campo con numero 9, applausi anche per lui. 1,94 m, guardia della formazione che gioca qui al Paladam. Nazionale italiana, chiamiamola così, anche se non è una nazionale italiana, è una selezione di giocatori italiani, facciamo così Riccardo, no? Esatto, per non confonderla con la nazionale italiana, quella vera. Alla 2-0-2, non più casale, ma per la nostra squadra, il suo numero è il 22, Pierandrea Palla. Segue la presentazione Abdel Fall con numero 22, sempre per la selezione italiana LNP Assist. Alessandro Cittadini con il numero 5, classe 79, dalla Centrale del Latte Brescia. E l'allenatore, come dicevo prima, Alessandro Ramagli di Verona. E poi quella signorino, eccolo qui al suo fianco, che anche te conosci bene, esatto. De Paul. Esatto, Sandrino De Paul, già assistente di Ramagli alla Tezenis Verona, un grande amico, un grande avversario e compagno di nazionale. E allora adesso ci sarà anche l'inno nazionale per le due formazioni schierate al centro del campo. Selezione straniera RTL 102.5, selezione italiana LNP Assist. Ed ora ascoltiamo l'inno nazionale italiano.
sarà interpretato dal soprano Giulia Perusi, accompagnata da Paolo Magno, dirigente della Lega Nazionale Pallacanestro. L'inno italiano interpretato dalla soprano Giulia Perusi per cominciare a aprire ufficialmente questa grande serata di spettacolo qui alla Palabama. E come dicevamo prima, Riccardo, mai inno italiano fu più azzeccato, visto che la presenza italiana questa sera è tantissima, c'è una nazionale, io continuo a chiamarla nazionale, diciamo una selezione italiana, ma quello che ci teniamo a sottolineare è che nella Lega Nazionale Pallacanestro, che gestisce campionati peraltro di gold e silver dalle quali arrivano questi giocatori, è la Lega dove gli italiani crescono, dove gli italiani possono mettersi in mostra, dove gli italiani si fanno notare e valere. Sì, questa è davvero la Lega dove i giocatori, i ragazzi giovani italiani e anche meno giovani hanno comunque una grande opportunità, l'opportunità di giocare tanti minuti, un po' come succedeva anni fa, quello che ha permesso me e tanti giocatori della mia generazione di poter raggiungere traguardi importanti anche a livello europeo, proprio perché grazie alla possibilità di avere meno stranieri rispetto ad oggi c'erano quindi minuti a disposizione per giocare, per crescere, soprattutto per acquisire quella fiducia che poi ovviamente serve per migliorarsi e migliorare anche il movimento. Allora si comincia subito forte, perché il programma della serata prevede subito la gara delle schiacciate, ovvero la selezione per arrivare ai due finalisti, e stiamo già andando a conoscere la giuria. La musica che state ascoltando in sottofondo è quella di Gemon, che è un artista emergente della scena dell'hip hop italiano, che ha peraltro realizzato un video molto bello. Il protagonista è Marco Bellinelli, altro giocatore che Riccardo Pidis ovviamente conosce molto bene. Ancora in giuria, oltre a Gemon, un altro dei giocatori molto, molto più osservati del basket italiano, non può giocare perché ha un problema a una mano, sto parlando di Andrea Da Nicolao, che è venuto comunque a essere qui a Mantova non potendo giocare, ma comunque è stato messo in giuria nella gara delle schiacciate. Mike Singletary è uno dei giocatori più completi del campionato di Serie A2, sto ancora presentando la giuria che sta prendendo posto, come vedete, eccoli qua al centro del campo, gioca con la maglia numero 7, poi vi spiegheremo perché insomma la moglie Alec la indossava quando giocava a Texas Tech, allora non potendo giocare con la sua maglia abitualmente stasera invece gioca con la 7 perché la sua maglia era occupata. Poi abbiamo conosciuto Mario Boni, l'abbiamo visto per un attimo, poi Claudio Goldebella, che è della Lega Nazionale Pallacanestro, è il direttore generale. Sono tanti i tuoi vecchi amici, Riccardo? Sì, oltre agli inquadrati Boni e Goldebella, compagni di mille battaglie, ci sono tantissimi ex giocatori, infatti mi ha fatto molto piacere vedere oltre a Vazzoler, Gracis, che vedo molto spesso a Treviso, appunto lo menzionavamo prima, Alessandro De Paul, ma tanti altri, Alessandro Boni, quindi è sempre il basket il punto di riferimento per tutti noi.
E allora vi dicevo proprio della storia carina di Mike Singletary, che gioca col 7 proprio per questo, per onorare la moglie Alec, che la addossava proprio a Texas Tech. Allora, cominciamo a vedere la qualificazione della gara delle schiacciate. Ci saranno due differenti schiacciate per ognuno. Naturalmente ci sarà forse molta flessibilità anche nel giudizio. E da questo usciranno due finalisti, e poi la finale la vedremo dopo nel corso del match. E allora il primo a schiacciare sarà Eric Lombardi, giocatore dell'Atletico Biella, e qui Ricky, anche noi facciamo parte della giuria, anche se non diamo i voti, ma li daremo, anzi se non saranno conteggiati, ma li daremo. Allora vedremo Eric Lombardi, il primo a schiacciare, vediamo la sua prima schiacciata, sono due a scelta per i giocatori. Direi che l'inizio non è male. No, non è male, anche perché il buon Eric l'ha fatto con una scioltezza, come se io e te ci bevessimo un caffè al bar. È andata a schiacciare due mani all'indietro. Non male come inizio. Non male come inizio, poi sarà la giuria, evidentemente, ovviamente. Vediamo adesso la seconda schiacciata. Vediamo che cosa ha pensato Eric Lombardi, giocatore dell'Atletico Biella. 42 punti. Per il primo tentativo di 42 Lombardi, i punti per il primo tentativo di Lombardi. Il giocatore dell'Angelico Biella, 2 metri, classe 93, chiede l'ausilio, è un assistente. Eccolo qua, va Lombardi. Vabbè, questa è colpa dell'assistente, quindi non possiamo arrabbiarci con Eric. Eccola qua. È la seconda schiacciata con il pallone che ha toccato il tabellone e poi è stato raccolto e schiacciato a canestro da Eric Lombardi. E qui mi sembra che la giuria sia più buona. Bello comunque il secondo tentativo di Lombardi, è chiaro che in questo caso, in questi casi, bisogna premiare anche l'inventiva. Adesso dovrebbe toccare a Jay Crockett. Stiamo rivedendo la schiacciata di Eric Lombardi. Va Crockett! Non si scherza mica, anche perché per la prima schiacciata del giocatore dell'Ossi Tortona, Jay Crockett. Seconda schiacciata, si toglie la maglietta e vola! Non male come creatività, Eric. E qua iniziamo a salire, infatti anche la giuria si esprime con voti alti. Davvero molto bella questa schiacciata, soprattutto per l'inventiva. Non male, non male. Si toglie la maglietta, 3,60 e va. Anche perché non se l'era lanciata benissimo, ha dovuto recuperarla in volo. Davvero un gran salto il suo. Riccardo Moraschini dalla Dinamica Mantova. Primo tentativo. Tentativo che va a vuoto, secondo tentativo sempre sulla prima schiacciata, palla sul tabellone, poi va a schiacciare all'indietro. Direi che non è stato male nemmeno Riccardo. Sai, non è facilissimo schiacciare dopo una di quelle. No, ma soprattutto, sai, è un ragazzo italiano con un fisico incredibile, grandi doti da saltatore, però sicuramente nella gara delle schiacciate sono favoriti i ragazzi che abbiamo visto in precedenza e quello che vedremo dopo. Tanto godiamoci la seconda schiacciata di Moraschini. Guarda che non è mica una cattiva risposta questa, eh? No, per niente, guarda Riccardo, e infatti si prende un 9 pieno da tutta la giuria. Riccardo è incredibile, ha dei mezzi atletici veramente devastanti. Adesso attenzione, questa è intanto la valutazione della giuria, 89, tocca a Ousmane Krubaly che farà le sue due schiacciate e poi una terza a sorpresa, vi spiegherò dopo di che si tratta. Intanto chiama l'applauso del pubblico, giocatore della Euro Promotion Legnano. Attenzione a Ousmane Krubaly. Provato una cosa molto difficile, pallone prima in mezzo alle gambe poi all'indietro, può ritentare. Riparte Ousmane Krubaly. Prima schiacciata per lui. E stavolta va a segno, palla in mezzo alle gambe, poi dietro la schiena. Cattivissimi in giuria, non c'è nemmeno un 10.
come se fossero tutti grandi schiacciatori, da Col de Bella agli altri. E soprattutto Marione Boni. Soprattutto Marione Boni. Seconda schiacciata per Krubalí. E questa è un'altra grande schiacciata per Ousmane Krubalí. Gli applausi del pubblico. Adesso bisogna andare a vedere un attimo come avrà risposto la giuria. Tanto stiamo rivedendo proprio la schiacciata di Krubalí. Adesso vediamo 45 per la seconda, perché Krubalí ci ha promesso che Riccardo fa una schiacciata, poi però la prima schiacciata selfie, con un sistema remotato si fa fotografare, quasi un selfie schiacciando. Pensare a questa. Esatto, è proprio il tentativo della prima schiacciata facendosi un selfie, che ormai è diventata un'assoluta moda, abitudine. Riuscire a farselo mentre schiacci, sinceramente, è da pochi. Eccola, eccola! Questo signore ci sa fare con le schiacciate, Riccardo, che dici? Il ragazzo può saltare, decisamente, anche se forse si aspettavano qualcosa in più da lui, infatti la giuria non gli dà dei voti molto alti, perché le possibilità che ha sono ben altre, secondo me. Allora adesso bisogna capire chi sono i due finalisti della gara delle schiacciate, gara finale che vedremo comunque dopo, perché adesso ci sarà anche la gara dei tiri da tre punti. Attendiamo il responso della giuria, il conteggio finale. Conteggio che sta per essere effettuato, questi dovrebbero essere i due finalisti, ma aspettiamo l'ufficializzazione naturalmente della gara delle schiacciate. Ancora qualche secondo, tanto rivediamo la schiacciata di Krubalí, eccola. Vabbè, questa non è male, Riccardo, eh? No, questa decisamente... forse è la più bella, no? di tutte quante. Ma io l'ho vista fare solo a te, vedi? Solo a me? Sì, solo a te ho visto fare una cosa simile. Va bene, allora facciamo così, ci fermiamo un attimo, tra poco ufficializzeremo i due finalisti e ci troveremo qui per la gara di tiro da tre punti, pochi minuti, e torniamo qui al Palabà di Mantova. Intanto ricordiamo coloro che cercheranno la gloria anche in questa gara: Roberto Rullo della Benedetta Mantova, Kenny Esbrook, Tomai Ferrara, Claudio Goglia del Semisterone, Romo Iulis, Mari dal Torino, Stefano Tonut, Pallacanestro Trieste, Alan Mosquil, Angelico Biella. Di voltare il campo, tra pochissimo inizio della gara di giro tre punti. Vi ricordo lo schema classico di questa gara: 5 carrelli, Stefano, 5 palloni, naturalmente tre punti, a parte l'ultimo pallone per ogni carrello che andava a 6, quindi un potenziale di 90 punti da segnare. Ma come se non bastasse la difficoltà del gesto tecnico, anche il fatto di dover tirare i 25 palloni nell'arco di un minuto. Rocket Lombardi. Eccoci nuovamente insieme qui al Palabà di Mantova, perché i giocatori che parteciperanno alla gara di tiro da tre punti si stanno
preparando 25 palloni divisi in 5 carrelli, 5 posizioni di tiro, 2 all'angolo, 2 laterali, 1 frontale, 60 secondi di tempo. Ogni tiro segnato vale 3 punti, l'ultimo pallone del carrello, il money ball, vale 6 punti, quindi 90 è il punteggio massimo che si può ottenere. E naturalmente in caso di parità bisognerà andare sul tempo, tempo comunque che è di 60 secondi. Ci sono 6 giocatori iscritti a questa gara: Roberto Rullo, Kenny Hasbrook, Claudio Ndoya, Ron Lewis, Stefano Tonut e Alan Vosquilla. Prima a cominciare sarà Roberto Rullo, ripeto, 25 palloni a disposizione. Siamo pronti per cominciare la gara di tiro da 3 punti. Parte Rullo. 60 secondi, ogni pallone vale 3, l'ultimo vale 6. Eccolo l'ultimo, non male questa prima posizione per il giocatore di Mantova. Posizione frontale. Tiro frontale. Siamo alla penultima posizione, mancano 14 secondi. Ovviamente poi affiora anche la stanchezza, 7 secondi per stare nei 60 secondi, l'ultimo tiro, c'è tempo per stare nei 60, non va l'ultimo tiro. 42 punti per Roberto Rullo, giocatore della Dinamica Mantova. Pronto Kenny Hasbrook della Mobit Ferrara, 60 secondi anche per lui, 42 il punteggio di Roberto Rullo. Pronto a partire Kenny Hasbrook. Un occhio naturalmente anche al cronometro per il giocatore classe 86, 1,91 m. 6 punti finora, 3 ve lo ripeto per ogni pallone, 6 per l'ultimo pallone per il money ball. Cominciato un po' lento Hasbrook, che adesso comincia a ingranare. Un tiro in questa seconda posizione con un po' di difficoltà ancora Hasbrook. 12 punti per lui, posizione frontale adesso per il giocatore uscito dal college di Siena Saints. 20 secondi ancora per lui, un po' in ritardo anche sul tempo, ancora il tiro di Hasbrook. Ovviamente è una lotta anche contro il cronometro, oltre che con la precisione, difficilmente entrerà nei 60 Hasbrook, che è arrivato a 33 punti. Per adesso Rullo in vantaggio, ultimo carrello per lui, vediamo se riesce a stare nei 60 secondi. Nulla da fare, finisce qui, quest'ultimo tiro dovrebbe essere valido, non riesce a tirare il money ball, quindi credo che si fermi a 39, e quindi per adesso Rullo ha totalizzato un punteggio migliore. Attenzione adesso a Claudio Ndoya, giocatore di Verona. Verona è la formazione al momento che sta dominando la Lega Gold. Ha disputato un ottimo girone d'andata, ma adesso vediamo Ndoya, il miglior tiratore percentualmente fino a questo momento in campionato. Partito Ndoya, Ndoya con il tiro dall'angolo, non va il money ball, 12 secondi andati. Secondo carrello per lui, giocatore che ha ottenuto la promozione in Lega A con Brindisi. Giocatore di origine albanese, da una storia molto molto singolare, è riuscito a trovare tantissimo spazio nel nostro paese proprio grazie al basket. Posizione centrale per Claudio Ndoya, comincia a innescare la marcia, money ball a segno per Ndoya, 25 secondi ancora, va Ndoya. Questo penultimo carrello decisamente forse un play, no, non va il money ball, vediamo l'ultimo carrello a quota 42, potrebbe con un canestro superare intanto Rullo, intanto però non lo supera ancora, lo supera adesso, 6 secondi, ecco il money ball, canestro ed è a 54 per Claudio Ndoya. E lui è l'uomo 54. Da battere, lui è l'uomo da battere, è l'uomo sì. Da battere, tocca a Ron Lewis, giocatore della Manital Torino.
classe 85, 1,94 anche lui come Andoia ha giocato a Brindisi ed è il leader, uno dei leader della Manita al Torino. Si parte e mi sembra che sia partito con un buon ritmo, Riccardo. 4 su 5, non va il Moneyball, secondo carrello per Lewis, non male Ron Lewis, 3 su 3, 4 su 4, 5 su 5 al secondo carrello. Vola Lewis verso la leadership di questa qualificazione della gara del tiro da tre punti. Posizione centrale, primo canestro, secondo, vediamo se va il Moneyball, va anche questo. Attenzione che è già quota 42, 3 punti per ogni canestro, 6 per ogni pallone normale, 6 per l'ultimo. Decisamente prende la vetta con 57 punti già, ultimo carrello per lui, 7 secondi ancora, dovrebbe starci anche nel 60. Ecco il Moneyball finale, non va, ma il punteggio di 63, e credo che l'uomo da battere sia lui adesso. Eh sì, si prospetta una finale davvero interessante, anche se mancano ancora due giocatori. Sono curioso di vedere Stefano Tonut, un giovanissimo, perché classe 93, però davvero un carattere incredibile. E allora da Trieste Stefano Tonut, un altro italiano, partenza anche per Stefano Tonut, classe 93, già tra i migliori realizzatori del suo campionato, al suo primo carrello della gara di tiro da tre punti, non male questa partenza, 12 secondi, 10 punti segnati, secondo carrello per lui. Vediamo il Moneyball, canestro, adesso posizione frontale, siamo a 27 punti, ancora altri 3, 30, per 30 secondi da giocare, 33, 39, penultimo carrello per lui, ha preso un buon ritmo anche Stefano, con il papà che peraltro Alberto che è presente qui stasera a seguirlo, siamo già a 48 punti per lui, 54, attenzione perché è un bello sprint con Ron Lewis. Vediamo se riesce, 8 secondi ancora per lui, 60 punti, 63 ne aveva realizzati Lewis e viene superato proprio da Stefano Tonut con 69. Questa potrebbe essere la finale, c'è ancora da vedere Alan Mosquil che non scherza. Esatto, non è proprio l'ultimo dei tiratori quello che si appresta a fare il giro. Attenzione, allora in vantaggio Stefano Tonut. Bisogna superare 69, il punteggio di Stefano Tonut. Parte Alan Vosquil, classe 86, statunitense, naturalizzato danese. Va, primo carrello per lui, lotta all'ultimo sangue con Stefano Tonut. 2 su 3, 3 su 4, 3 su 5, non va il Moneyball. Partenza un po' lenta per Vosquil che accelererà nel finale sicuramente. Buon ritmo anche per lui, vediamo il secondo carrello col tiro da 6 punti a canestro, siamo a 24 per lui. Posizione centrale micidiale per lui, forse un plane, no, non va il Moneyball. 25 secondi ancora, quando si arriva a questo momento del tiro da 3 punti ovviamente la stanchezza è l'altro avversario da battere, oltre che la precisione al tiro. 13 alla fine, 45 punti, può ancora farcela. 2 su 2, 3 su 3, 4 su 4, vediamo il tiro da 6 a canestro, punteggio 63. Allora, sicuramente finale Tonut con 69, ci sono due 63, Ron Lewis e Alan Vosquil. Dovranno sfidarsi per poi accompagnare il migliore di questi in finale, Stefano Tonut che ha chiuso addirittura. Allora, spareggio tra Ron Lewis e Alan Vosquil. Riparte Lewis. Sfida supplementare per il giocatore della Manita al Torino. Partenza un po' lenta per Ron Lewis, a quota 6 dopo 12 secondi.
prova a prendere il ritmo Lewis, a canestro anche con il money ball. Posizione centrale per Lewis, a quota 27, sale il punteggio 30, 3 punti per ogni canestro, 6 per questo qua il money ball. 24 secondi, prova ad entrare in ritmo Lewis, penultimo carrello per lui. Ecco il tiro da 6, non va, ultimi 5 palloni, 11 secondi, dovrebbe avere il tempo a disposizione. Vediamo com'è il gran finale di Ron Lewis, che appare in marcia ormai. Ultimo tiro però Lewis, non va, il punteggio finale di 51. Adesso attendiamo la risposta di Allan Voskuil per capire chi sfiderà Stefano Tonut alla finale. Alla portata di Voskuil questo 51 fatto da Lewis, che sicuramente era un po' stanco nel finale. Pronto? Allan Voskuil. Partito. Uno dei migliori tiratori della sua categoria e mi sembra che sia partito col piglio giusto, Riccardo. Direi benino il ragazzo, sì, niente benino. Male, un bel 5 su 5 tanto per inaugurare il primo carrello. 6 su 6, 7 su 7, 8 su 8, 8 su 9, 9 su 10, che non guasta. Direi, centrale. Direi che adesso li può tirare anche di sinistro. È in ritmo ormai, è in ritmo ormai Voskuil, altro unplanned. Già quota 51, la finale è sua, non si ferma però, adesso forse un po' stanco. Moneyball anche per lui, è finale allora per Voskuil, che tira addirittura da fuori campo. Voi non stiamo vedendo i piedi, ma vi assicuro che siccome dalla nostra parte sta tirando da fuori campo, non dalla linea da tre punti, fuori dalla linea del campo. Evidentemente si trova meglio, più lontano tira meglio, ma non so se è valido però. Vabbè, basta non calpestare la riga, quindi puoi tirare da dove vuoi. E allora finisce a quota oltre 60 e quindi finale tra Stefano Tonut e Allan Voskuil. Qui non lo so, dobbiamo tifare per chi, Riccardo? Facciamo finta di essere imparziali, però sinceramente un pochino pendenti verso Stefano. Vabbè, tanto Voskuil non ci sente, eccolo qua, comunque un gran tiratore. Attenzione perché sta per partire, partito invece Tonut, finale della gara di tiro da tre punti. Chiude a 6 il primo carrello. Bene al secondo carrello Stefano. Sbaglia il money ball però, quota 18. Tanto Voskuil sta riprendendo fiato. Un po' stanco Stefano adesso. Posizione centrale non perfetta per lui, va comunque il money ball. Per ultimo carrello per Stefano Tonut. Non male questo, non va però l'ultimo, fermo a 39, 13 secondi ancora. Ultimo tiro, ultimo pallone, non va, 45, ai, temo che Voskuil possa vincere. Direi che alla sua portata, anche se forse è un po' stanco visto che ha dovuto farne una in più per decidere tra i due, tra lui e Ron Lewis, chi sarebbe andato in finale. Forse la stanchezza, forse il braccio un po' pesante, ma la vedo dura. Parte Allan Voskuil. Entrato già in ritmo Voskuil. Secondo carrello, 9 punti. Pare un po' meno affaticato Voskuil di Tonut, anche se non va il money ball, ancora a quota 18. Posizione centrale, ecco, da questa posizione potrebbe veramente tirare col sinistro, anche se non va il money ball, ma dal centro è veramente quasi infallibile Voskuil. Giocatore dell'Angelico Biella,
penultimo carrello per lui, stanchezza che arriva anche per lui, ma mi sembra proiettato verso la vittoria. E con questo 44, 45, 9 secondi, 48, 51, eccola la vittoria, 54, 57, 63! Vince Alan Boswell. E si merita gli applausi del pubblico e si merita anche naturalmente il nostro applauso come vincitore della gara di tiro da tre punti. Vi ricordo che avremo poi anche la finale della gara delle schiacciate tra Eric Lombardi e Jay Crockett, mentre adesso tra poco si comincerà a giocare. Applausi per tutti, naturalmente stiamo rivedendo proprio Alan Boswell in questi suoi tiri finali. Un giocatore molto preciso, soprattutto dalla posizione frontale, che ha comunque totalizzato il record assoluto. Ed eccola la premiazione mentre stiamo rivedendo ancora i tiri di Alan Boswell. Questa posizione qui di fronte è un classico giocatore quasi infallibile, no Riccardo? Guarda, in questa sessione ne ha segnati 4 su 5, nella precedente 5 su 5, nella prima 4 su 5, quindi chiaramente ha un meccanismo, una meccanica di tiro talmente ripetuta che gli riesce veramente molto facile fare uscire la palla sempre nella stessa maniera, con i giri giusti. Oltretutto ha la fortuna di non dover saltare quando tira, magari un po' lento nella meccanica, però in questa competizione è davvero pressoché imbattibile. Il giocatore che viaggia peraltro con una media di 18.8 punti in campionato, con quasi il 40% di tiri da tre punti, che non è poca roba naturalmente in campionato, quando la pressione delle difese è un po' diversa, no? da una gara da tiro da tre punti, no, Riccardo? Molto molto diversa, infatti lui comunque è il vero tiratore, perché ha tirato ben 118 volte da tre punti in questa prima parte del campionato. Comunque vorrei sottolineare anche un'altra cosa, un altro aspetto. Ha vinto Boswell meritatamente, lo stesso Stefano Tonut comunque ha ottenuto il miglior punteggio in assoluto con i 69 del suo primo turno, quindi questo ragazzo vincitore morale, esatto. Stefano Tonut, sì, diciamo vincitore morale, ma va sottolineato comunque la grande precisione anche di Stefano. Decisamente. Va bene, allora le squadre adesso sono in campo per scaldarsi, perché tra pochi minuti si comincia a giocare. Piccolo break e torniamo. Benessere fisico non corrisponde al benessere mentale. Provate anche voi dalle tribune al comando di un preparatore fisico. La lista sono questi, no? Allora, Lombardi e Crockett. Lombardi, dinamica generale, e Crockett. Jay Crockett. Fatti dare la conferma. Sì, ma sono quelli che hanno preso più punti. Ringraziamo il presidente di commissione Sergio Peccorelli. E allora preparatore per il della dinamica. Grazie. Chiedo di alzarvi tutti in piedi e fare 5 minuti una parte di agitazione senza la palla che facciamo con i nostri ragazzi della dinamica. Sui piedi tutti quanti. Dai. Iniziamo dalla testa fino alle caviglie, dalla testa, circonduzioni. Cambio. Conduzioni, avanti! Dietro!
azioni laterali del gruppo. Prima azione cruciale. Bentornati alla Palabam di Mantova, dove si fa ginnastica, caro Riccardo, perché questa è una delle tante iniziative, tante manifestazioni di contorno a questo All-Star Game, molto importanti però. Questa è, per esempio, viene dall'LT Foundation, ovvero fare ginnastica dalla tribuna, in questo caso perché siamo in questa serata qui a Mantova. Cioè, che cosa accade? In accordo proprio con l'LT Foundation, che stimola a seguire i corretti stili di vita, c'è un preparatore atletico in mezzo al campo che sta dando delle disposizioni, degli esercizi di ginnastica che la gente sta facendo in tribuna. È chiaro che questa è solamente una manifestazione, questa signora è una splendida interprete e invita naturalmente la Healthy Foundation a seguire un corretto stile di vita. Non c'è bisogno di essere per forza degli atleti professionisti, basta seguire un corretto stile di vita, tra il quale anche la ginnastica, per star bene. Ma io credo che questa iniziativa molto, molto valida e molto intelligente è stata presentata dai dirigenti della Lega Nazionale Pallacanestro al Ministro della Salute Lorenzin e ha ottenuto ovviamente subito un ottimo riscontro, e serve un po' a sensibilizzare quelli che sono gli aspetti della salute, perché purtroppo dall'America si sta spostando anche in Europa e anche in Italia un problema diffuso soprattutto tra i giovani, cioè quello dell'obesità, e quindi diventa veramente fondamentale cercare di invitare tutte le persone a fare dello sport, del movimento, qualsiasi, non occorre farlo a livello agonistico ovviamente, basta veramente potersi muovere, mettere in ritmo il corpo, muoverlo in modo tale che sviluppi un benessere naturale, e questo credo sia veramente il modo migliore per sensibilizzare la gente. Ve lo dice Riccardo Pittis, che per tantissimi anni di allenamento ne ha fatto tanto. Pure troppo. Ma voi non dovete fare quello che ha fatto Riccardo Pittis, perché non siete atleti professionisti come lui, ma potete fare benissimo a casa o nelle palestre degli esercizi che vi aiutino veramente a avere uno stile di vita sano, pulito, corretto. Peraltro la nostra regia vi ha mostrato prima proprio la gente qui al Palabama che sta seguendo le indicazioni anche del preparatore che è al centro del campo, mentre i giocatori si stanno scaldando, mentre comincia a prendere vita il match, comincerà tra poco a prendere vita il match. Allora, questa è una delle tante iniziative, questa della ginnastica, questo su invito della Healthy Foundation, vi ricordo, con anche tanto di presentazione al Ministero della Salute, proprio, ricordiamolo, per scongiurare l'obesità, soprattutto nei bambini. È un problema molto serio questo, che un po' tutti quanti dovremmo prenderne coscienza, perché poi da lì si può partire verso patologie, verso fenomeni ben più gravi. Comunque stasera abbiamo dato il primo esempio di come anche una festa di basket può servire a veicolare tanti messaggi, no Riccardo? E questo sarà appunto, come ricordavi tu Mino, una delle tante iniziative. In precedenza abbiamo visto i meravigliosi ragazzi di Special Olympics giocare con alcuni dei giocatori che vedremo tra poco in campo nella partita vera, e quella di prima appunto della Healthy Foundation, davvero, davvero molto utile, ma ci saranno anche tante altre novità nel corso di questa partita. Hai fatto benissimo Riccardo a ricordare anche i ragazzi della Special Olympics che hanno giocato prima che cominciasse questa serata qui, fanno parte di questa serata della Lega Nazionale Pallacanestro, questo All-Star Game, i ragazzi di Special Olympics che hanno giocato assieme ad alcuni dei protagonisti che vedremo in campo stasera. E ovviamente un All-Star Game non ha quella tensione, quella voglia di vincere, anche se c'è tra virgolette, di una partita di campionato, ma anche sull'onda di quello che è successo l'anno scorso, Riccardo, proprio qui a Mantova, io sono certo che ci sarà dello spettacolo di basket puro questa sera, proprio che gli italiani, no? Hanno voglia di
di confermare la loro italianità. E poi perché gli stranieri non ci tengono mai a perdere. Intanto questo è il quintetto della LNP Assist. Ma ovvio, guarda, lo dicevamo all'inizio, si inizia scherzando col sorriso sulla bocca, dopodiché il sorriso piano piano svanisce. Certamente non c'è l'agonismo, certo, che troviamo ogni domenica in campionato, però c'è comunque la voglia di mettersi in mostra, di comunque divertirsi giocando, ma anche cercando di vincere una partita che ovviamente non conta molto, conta forse più per l'orgoglio e per poi tornare nelle squadre e prendersi in giro durante la settimana. E noi di Mediaset Italia 2 siamo ben lieti di fornirvi questo spettacolo. Questo è il quintetto della formazione straniera RTL 102.5, quindi Deloach, Vosquil, Lewis, Raymond e Holloway, allenati da Alberto Morea, allenatore proprio della Dinamica Mantova. Peraltro per contro la formazione italiana LNP Assist, con la Quintana, Moraschini, Lombardi, Foll e Cittadini, formazione allenata questa dal tecnico della squadra veronese della Tezenis, Alessandro Ramagli, cinquantenne, livornese di nascita, che sta guidando la squadra, il suo terzo anno sulla panchina veronese, sta guidando sulla squadra in vetta alla classifica della Serie Gold di Lega 2. Tra poco si comincia quindi con una maglia celestina per gli americani, azzurra per la selezione italiana, in mezzo ai bambini del mini basket portati in campo, perché questa è una bellissima festa del basket, questo organizzato dalla LNP per questo All Star Game qui alla Palabam di Mantova. Avremo anche lo spettacolo tra i quarti della Dunk Italy, gli schiacciatori freestylers che si esibiranno proprio qui, poi avremo le cheerleaders, la scuola di tifo, questo format di successo che insegna proprio ai bambini che state vedendo qui in campo, ma anche quelli in tribuna, qui inquadrati, sempre i volti che vorremmo vedere su ogni, in ogni manifestazione sportiva, insegnano a fare il tifo pro e mai il tifo contro, proprio una bella conferma qui a Mantova. Insomma, lì i protagonisti, se vogliamo, poi alla fine sono sempre loro, i più piccoli, che avranno, hanno la possibilità oggi di essere in campo con i loro idoli, attesa di cominciare questo primo quarto dell'All Star Game di LNP, LNP Assist contro la selezione straniera RTL 102.5. Un giocatore, no, Riccardo, che per chi non li conoscesse, stasera avremo anche la possibilità di mostrare giocatori, non dico come De Nicolao, che comunque ha già avuto modo di farsi vedere e che comunque stasera non c'è, ma giocatori comunque con lo stesso Moraschini, giocatori che comunque hanno avuto il loro impatto anche nella categoria superiore, e altri che potrebbero arrivarci tra poco, con lo stesso Stefano Tonutto, con lo stesso Tommy Marino, eccetera eccetera. Insomma, c'è la possibilità stasera anche per loro di mettersi in mostra. Guarda, a me piace sottolineare sempre questo aspetto della partita di stasera, in generale comunque del movimento LNP. Oggi il quintetto della selezione italiana è rappresentato da Tommaso La Quintana, 19 anni, Riccardo Moraschini, 23 anni, Eric Lombardi, 21 anni, Abdel Pierre Foll, 23 anni, l'unico appunto la chioccia del gruppo è Alessandro Cittadini, che ha giocato anche quando ancora giocavo io, che ne ha 35, ma è davvero uno dei pochi, insieme a Tommaso Marino, che ha più di 24 anni, insieme a lui anche Claudio Ondoia, proprio perché davvero c'è una rappresentanza di giovani all'interno di questo campionato notevole. Alcuni di loro, Tonutto e Lombardi, hanno vinto l'oro con la nazionale di Sacripanti Under 20, davvero hanno già fatto vedere molto. Lo stesso Tonutto ha 20 punti di media quest'anno in Gold a Trieste. Direi che davvero c'è tante belle speranze che possono davvero portare il basket italiano anche in futuro a livello nazionale, davvero a livelli parecchio interessanti. E allora eccoli i due starting five, i due quintetti che cominceranno questo All-Star Game. La premessa della gara delle schiacciate, della quale vedremo ancora la finale, la gara dei tre punti, è stata notevole, premessa di grande spettacolo.
che sarà sicuramente offerto in questa serata di basket su Mediaset Italia 2, ovvero l'All-Star Game della LNP. E allora la Quintana, Moraschini, Lombardi, Foul, Cittadini per la selezione italiana LNP Assist. Poi dopo parleremo, come vi ho detto prima, anche del significato di questo assist. La maglia dei giocatori è quello che farà Tommy Marino durante il match, uno dei giocatori proprio della selezione italiana, contro gli stranieri RTL 102.5, ovvero Michael Deloche, Alan Bosquil, Ron Lewis, BJ Raymond e Murphy Holloway. Tutto pronto per dare il via al match con il pallone simbolicamente tirato su prima dell'inizio del match. Pronti a cominciare allora in maglia blu scura la selezione italiana, in maglia azzurro chiara la formazione straniera, e si va subito col salto 2. Si comincia con il pallone che viene giocato per questa prima azione proprio da Cittadini, come diceva prima Riccardo, il giocatore la chioccia di questo quintetto tutto italiano. Moraschini, la palla che viene fatta girare col primo tentativo, il tiro da tre punti per il canestro di Eric Lombardi, e ecco un'altra delle manifestazioni oggi a contorno, il Teddy Bear Toss, ovvero dopo il primo canestro il lancio di Pelusci in campo, altra manifestazione benefica con il lancio anche non inquadrato, ma ve lo racconto io, del Pelusci di Claudio Coldebella, Riccardo Pittis, ovvero due colonne del basket italiano del passato, purtroppo, ma è così, Riccardo, che comunque si prendono a Pelusci. Un'altra delle iniziative benefiche ideata dalla web community, la giornata tipo è dedicata a Peter Pan Onlus, e abbiamo anche noi il nostro Pelusci grazie a Claudio Coldebella. Al Paladam, quindi l'epilogo di questa iniziativa benefica che abbiamo già visto anche sui campi della Lega A. Ecco qua anche il nostro Pelusci, anche noi arriviamo il nostro Pelusci e anche noi lo lanciamo in campo per questa iniziativa benefica. Un altro momento di vicinanza del basket alle persone che sono un po' meno fortunate di noi, Riccardo. Questa è una bellissima iniziativa davvero che è stata adottata da tutto il mondo LNP, ha avuto un incredibile successo, ben contenti i ragazzi che riceveranno questi peluche, che sicuramente sono meno fortunati di quelli che li stanno raccogliendo per poi organizzarsi e portarglieli. Comunque davvero bella iniziativa, molto commovente. E ci sono gli applausi del pubblico di Mantova, anche se l'applauso va al pubblico di Mantova, perché è stato il pubblico di Mantova a portare tutti questi peluche e a lanciarli in campo al primo canestro della partita di questo All-Star Game, segnato da Eric Lombardi. È il tiro da tre punti per il giocatore di Biella, alla piccola 21enne che viaggia con 11 punti di media, 3,9 rimbalzi a partita. Adesso vediamo la risposta della formazione straniera con la rimessa da fondo campo per Alan Voskuil, che vi ricordo ancora ha vinto la gara di tiro da 3 punti, mentre dopo vedremo la finale della gara delle schiacciate. E allora andiamo a vedere la selezione straniera con Ron Lewis, palla che viene fatta girare, il pallone per BJ Raymond, è lui che ci prova dalla distanza, il tiro è sbagliato, può ripartire la Quintana, avanza il playmaker dell'Angelico Biella e poi il passaggio sotto, lo scarico, fermato il tentativo da parte di Foll, straniere dalla parte opposta con Lewis che da tre punti non si fa pregare, sbaglia il rimbalzo, viene conquistato in qualche modo da Michael Deloche, pallone sotto per la prima schiacciata da parte di Murphy Holloway, giocatore della pallacanestro Trieste. Andiamo in questo inizio sicuramente difese all'acqua di rose, i ragazzi chiaramente tendono più a spostarsi che a mettere il corpo davanti, ma è giusto che sia così. Beh, non ricordiamo che c'è anche un campionato in corso, ricordiamolo, i giocatori ovviamente sono impegnati con le loro squadre. Il tentativo adesso di La Quintana, inizio sprint per la formazione italiana, il tentativo del playmaker di Biella al primo anno nella formazione piemontese. Adesso in difesa sul playmaker della selezione straniera, il tiro da tre punti ancora tentato dalla formazione straniera, sbagliato però il contropiede in transizione la squadra italiana, palla che viene fatta girare La Quintana per Moraschini, anticipato va Lewis in contropiede, vediamo se si sviluppa, e si sviluppa il tentativo di Michael Deloche dalla Viola Reggio Calabria,
uno dei playmaker più talentuosi della 2 Silver. 5-4 il punteggio. La Quintana in possesso di palla. Difesa tranquilla anche per gli stranieri, Riccardo, una cosa a metà tra una zona e un uomo. Esatto, una difesa del torero mi viene da definire, quasi ogni volta che qualcuno parte in palleggio mi sa che devono dire anche olè proprio per farlo passare. Intanto ne vediamo. Passaggio di Eric Lombardo per Cittadini a canestro per il 7-4 da parte della LNP Assist su RTL 102.5 selezione straniera. Lewis prova un'azione 1 contro 1, si ferma, pallone in angolo per BJ Raymond, quindi Voskiu l'attaccato dalla Quintana prova l'americano, naturalizzato il danese, il canestro da 3 punti. D'altronde ha dimostrato che da 3 sa tirare, soprattutto da quella posizione lì. Ecco, non era proprio in centro, comunque direi che qualunque posizione da dietro l'arco lui la prende per buona e anche magari un paio di metri dietro senza problemi. Sì, perché l'abbiamo visto proprio allontanarsi, evidentemente per certi giocatori forse la possibilità, mentre la risposta è di La Quintana da 3 punti che non va, la possibilità forse, o meglio, evidentemente riescono a calibrare meno la potenza del tiro allontanandosi addirittura piuttosto che tirare da vicino, può essere, no Riccardo? Ma guarda, io credo che lui sia davvero, come tutti i grandi tiratori, abituato a tirare davvero da qualsiasi posizione, quindi anche facendo un passo indietro, quindi andando ben oltre i 7 metri, visto che adesso la linea è a 6,75, direi che non ha nessun problema a prendersi un tiro anche da quelle posizioni che per giocatori tra virgolette normali sono posizioni impossibili. Intanto Cittadini è ancora il protagonista del match con una sua bellissima schiacciata, adesso gli stranieri hanno recuperato il pallone e la schiacciata arriva dalla parte opposta per mano di Murphy Holloway, 9 pari. Italiani in attacco ancora con la Quintana dopo 3,50 nel corso di questo primo quarto. Situazione di parità, ancora un pallone intercettato da Lewis, vediamo se va in schiacciata, poi si ferma, va a evitare la stoppata, appoggiare, a depositare poi Ron Lewis alla piccola di 30 anni, 21.1 punti di media in campionato. Il tentativo ancora di Cittadini che ci ha preso gusto, adesso la ripartenza di Voskiul, vedete che si è fermato da lontanissimo, volta sbaglia, rimbalzo di BJ Raymond, ci prova lui da 3 punti, non va nemmeno il tentativo di BJ, il rimbalzo conquistato da Abdel Pierfolla per far ripartire gli italiani, la Quintana in angolo per Moraschini, stranieri sono loro per adesso, i ragazzi italiani che si divertono anche con queste schiacciate, ancora Lewis, 11 pari, 5 al termine poco più del primo quarto. Bella la giocata per dar spettacolo da parte di Holloway, il tentativo sbagliato di BJ Raymond dalla parte opposta, va in alley-oop Eric Lombardi. Si divertono più loro per adesso. Sicuramente si stanno divertendo e stanno facendo anche divertire il pubblico. Non bisogna stuzzicarli però gli stranieri, eccolo qua la risposta di Delosh. La Viola Reggio Calabria peraltro che sta provando, no Riccardo, di conquistare quelle posizioni che spettano una piazza molto importante come Reggio Calabria, che ha avuto nel passato, anche quando tu l'hai avuta di fronte probabilmente, giocatori di spessore immenso. Tanto Voskiul ci prova ancora da 3, potrei ricordarne uno per tutti forse, Mano Ginobili, così tanto per fare qualche nome, tanto per dirne uno. Poi ci metterei Sconocchini, poi ci metterei Volkov, insomma tanti giocatori sono passati da Reggio Calabria, una veramente piazza storica come altre, e di conseguenza è un bene, un patrimonio della pallacanestro che torna comunque a giocare in campionati che competono, ripeto, una piazza storica come quella. Peraltro non dimentichiamo anche che nella dirigenza della Mantova c'è anche Sandro Santoro, che avviò a Reggio Calabria, ha giocato delle bellissime stagioni, ne approfittiamo per ricordare anche lui. Intanto ecco le Flames della polisportiva Nazareno Carpi, mentre stiamo rivedendo alcuni momenti di questi primi 5 minuti e 40 secondi. Questo è il momento del lancio degli orsetti per l'iniziativa Teddy Bear Toss. Vi dicevo, le Flames, le ragazze che accompagnano il pubblico nei time out.
gruppo di cheerleaders molto molto apprezzato. Intanto abbiamo rivisto ancora momenti di questo primo quarto, 16 pari, perfetta parità fino a questo momento, in questo primo quarto dell'All-Star Game di LNP tra selezione italiana e selezione straniera, qui in diretta su Italia 2. E si riparte con gli stranieri in attacco, che viene appoggiato ancora Ron Lewis, spalle a canestro per Murphy Holloway, dei cittadini a marcarlo. All'indietro la finta di Vosquil, prova a trovare spazio per il tiro da tre punti, la finta su Lombardi, non tira. Pallone ancora per BJ Raymond, ci prova lui, sbagliato anche il tiro di Raymond. La Quintana va altissima a prendere il rimbalzo e a far ripartire Moraschini. Si preparano i primi cambi nelle formazioni straniera. La Quintana prova ad andare in uno contro uno, poi il pallone verso Lombardi, ci prova da tre, il tiro è sbagliato e l'appoggio in sottomano da parte di Abdel Fall. 2-0-2-23 dalla parte opposa, va Lewis schiacciata. In questo momento mi sembra che Lewis sia quella, il giocatore che la stia prendendo più sul serio nella rappresentativa degli stranieri, perché già due intercetti, adesso la schiacciata. Direi che è uno di quelli che poi alla fine, vedrai, sarà quello che vorrà di meno perdere e di conseguenza si impegnerà sempre di più. Attenzione adesso al pallone alto per il tentativo, quasi impossibile per Moraschini, con gli stranieri che sono in vantaggio, che tra poco ci sarà il cambio per tutti. Eccolo Lewis al suo tiro da tre punti, 23-18, break, primo break per la squadra straniera. Adesso c'è un cambio di quelli che piacevano a un grande tecnico come Lombardi, che quando si arrabbiava li cambiava tutti, a volte anche tutti e cinque. Riccardo, è il modo per ricordare anche un grande tecnico della pallacanestro italiana, mitico, mitico Dadone davvero. E allora in campo anche Marino, Rullo, altri giocatori italiani che andiamo a conoscere man mano, anche Stefano Tonut, cambio per tutti quanti. Claudio Ondoio è entrato in campo, pallone perso per la squadra italiana, hanno cambiato anche gli americani, adesso andremo a conoscere anche loro. Il tiro dalla lunga distanza, sbagliato il tiro da tre punti, rimbalzo che viene conquistato da Claudio Ondoio. Marino in avanti dopo il tiro di Asbrook, quindi Tonut a girare palla la formazione italiana. 2-20 il passaggio sotto canestro, appoggiato il pallone per Biliga, 23-20, ultimi 2 minuti e 12 secondi in questo primo quarto. Provano uno contro uno, il pallone per Singletary, il tiro dalla lunga distanza è sbagliato però per Justin Brownlee. Alla parte opposta va Tonut. Quanto ha del padre Alberto, Stefano, Riccardo, secondo te, a vederlo giocare? Ma hanno sicuramente caratteristiche diverse, ruoli diversi. Alberto era un numero 3, anzi più 4 che 3. Invece Stefano è sicuramente una guardia. Ottime mani entrambi, mani molto dolci per padre e figlio, però direi, a parte una somiglianza fisica dovuta al DNA, però a livello cestistico, direi che sono molto diversi. Sono diversi. Tanto c'è la schiacciata, ancora un pallone recuperato, prima la schiacciata di Biliga, poi il pallone recuperato proprio da Tonut, e gli italiani che si riportano in vantaggio nell'ultimo minuto di questo primo tempo, con gli stranieri che provano a rispondere. Il tiro da tre punti, il canestro realizzato da parte di Jan Miller, playmaker della Fileni Jesi. 2 punti di vantaggio, 50 secondi, ancora un alley-oop. Stranieri, dovete difendere, perché sennò gli italiani non scherzano. Ma guarda, prova a farci caso adesso, Mino. Vedi tutti i sorrisi che vedi adesso da una parte e dall'altra. Un po' diventeranno. Guarda le facce dell'ultimo quarto, a meno che il punteggio non sia chiaramente a favore di una squadra in maniera netta, ma se la giocano, credimi che quei sorrisi poi spariscono. Sì, sono d'accordissimo con te. Adesso gli stranieri se la stanno, diciamo, prendendo alla leggera, ma se si troveranno a dover rimontare ci proveranno. Intanto un'altra palla persa. Questo quintetto italiano mi sembra un po' più brillante. Ndoye non tira,
appoggia l'indietro per Tonut. Beh, qui gli italiani si prendono gli applausi e hanno ragione, fanno bene. Il tiro e il canestro di Roberto Rullo, giocatore della Dinamica Barcellona, buon tiratore da tre punti, prova il tiro all'ultimo frame sul cronometro, 30 pari, non male come equilibrio in questo primo tempo, insomma è anche lo spettacolo, direi, finora è stato onorato. Sì, direi che comunque soprattutto i ragazzi italiani stanno dimostrando A di avere voglia, B di avere delle doti atletiche molto interessanti, tanti gli alley-oop per le schiacciate di Biliga, direi, o di Moraschini stesso, direi veramente divertente fino a questo momento. E allora facciamo un altro piccolo break su alcune immagini di questo primo quarto, 30 pari tra selezione italiana e selezione straniera. Torniamo tra poco qui dal Palabam. Tu lo senti, Davide? Sì. Un omaggio al presidente che è cominciato a cominciare il film Alberto Maglioli e il presidente della Nazionale Pallacanestro Pietro Marciano consegna il presidente della Pallacanestro Mantovana Adriano Nigri segnato il mio presidente RMT Pietro Marciano e il presidente del comitato regionale non pronunciare il regionale della FIFA Alberto Maglioli. Bentornati amici di Mediaset Italia 2, Palabam di Mantova, 30 pari dopo il primo quarto di questo All-Star Game LNP tra la formazione LNP Assist, formazione italiana, e la RTL 102.5, formazione straniera di giocatori della LNP, campionati Gold e Silver. Si riparte con parità sul tabellone e con il quintetto italiano, secondo quintetto italiano, chiamiamolo così, che ha contribuito molto allo spettacolo della serata. Adesso prova uno contro uno, poi l'assist centro area per Ousmane Krubali, giocatore della Europromotion Legnano, 26 anni, centro di 2-0-3 americano. Intanto c'è una palla persa e quindi gli americani, anzi gli stranieri, più giusto dire, per il pallone servito in alley-oop ancora una volta per Krubali, 4-0 di parziale per la formazione straniera. Adesso prova la squadra italiana con Marino, bello il suo assist e ancora una volta Paul Stefan Biliga ci regala una grande schiacciata alla risposta dalla parte opposta e sempre dalle braccia di Krubali. Allora si continua. Questo è spettacolo, come giusto che sia in queste serate, e pazienza se non ci sono difese, perché la gente vuole vedere questo, Riccardo. Esatto, soprattutto i tanti giovani bambini presenti oggi al Palabam hanno voglia di vedere queste giocate che non si vedono magari tutte le domeniche, di conseguenza anche gli stessi giocatori hanno la possibilità di sfogarsi, di magari di fare qualcosa di diverso rispetto al solito, senza che ci sia un allenatore o un compagno di squadra che si arrabbia per qualche giocata fuori luogo, che ti guarda storto, che ti dice ah io ho sbagliato, adesso mi cambia, tipo questa. Va Claudio Ondoia adesso in possesso di palla, il pallone che viene fatto girare per Marino che è l'assist play, adesso vi spiegherò anche perché. Intanto il giocatore di Treviglio, un altro dei giocatori da tenere d'occhio nel panorama italiano, anche se ha già 28 anni, ma è un giocatore che va a 13.4 punti di media partita con quasi 5 assist, playmaker senese di Treviglio, che partecipa a questo Star Game come uomo assist dell'anno. Perché? Per il suo impegno a favore del progetto Slams Dunk,
un progetto che vuole sviluppare la pallacanestro nelle periferie delle città africane. Sul campo Tommy è l'anima della Remer Treviglio, stasera sarà l'anima di questo Slam Dunk, perché adesso sta giocando, ma quando non gioca lui twitta con il pubblico a casa e con il pubblico presente al Palabam. È un modo per star vicino, per far sentire ancora più vicine le persone sulle tribune o a casa con i giocatori qui in campo. E adesso c'è lo spettacolo, lo stato puro per un'altra schiacciata da Ousmane Coulibaly. Slams peraltro deriva proprio dal slam, che vuol dire slam dunk, che vuol dire schiacciare, ma slam è anche il modo per intendere le baraccopoli, e quindi questo progetto è molto molto bello. E Tommy Marino è uno dei suoi interpreti principali, tanto da essere chiamato uomo assist proprio della serata. Bellissima iniziativa quella di Tommaso, fatta assieme ad altri ragazzi tra cui Bruno Cerella, dove praticamente assieme ad una onlus aiutano in Africa i ragazzi di alcune baraccopoli nei dintorni di Nairobi, proprio a far giocare i ragazzi, ad aiutarli costruendo un campo, dandogli palloni, dandogli un supporto tecnico, facendo crescere anche gli allenatori, dandogli consigli tecnici. Ne parlavamo proprio prima della partita, quando Tommaso ci ha consegnato la brochure della loro iniziativa e i braccialetti che adesso stiamo indossando. Davvero molto bello quello che fanno questi ragazzi, davvero pregevole e da premiare. Intanto è entrato Ron Lewis, la schiacciata mancata stavolta da parte della formazione straniera di Jay Crockett, che peraltro è il finalista della gara delle schiacciate. Non sbaglia invece il tiro dalla distanza la formazione italiana con Giampaolo Ricci. Allora c'è l'hashtag proprio per dialogare con Tommy Marino: un assist al paese. Marino adesso in campo però, non fatelo perché sta giocando, però quando sarà tolto avrà la possibilità anche di parlare con voi grazie al social. Intanto è una schiacciata dietro l'altra per il match, che è sul 51-44 per la formazione italiana, 5:30 dal termine. Quindi Tommaso Marino, LNP, assist player, con l'hashtag un assist al paese per dialogare con lui. Un'altra delle tante iniziative, tutto quello che c'è attorno a questo All Star Game. Tanto Marino ci ricorda anche che sa giocare a basket, che c'è qualcosa che non guasta, Riccardo. Oltre alle iniziative benefiche, sicuramente è un ottimo playmaker che sta facendo molto bene quest'anno con Treviglio. Una delle sorprese di quest'anno in A2, in A2 Silver, proprio anima della Remer di Treviglio. Perché, Riccardo, approfittiamo del time out, uno dei leitmotiv della pallacanestro italiana è questa assenza purtroppo in Lega A degli atleti italiani. Io non parlo di Lega A, ovviamente l'obiettivo è sempre la nazionale, no? Siccome siamo nell'anno degli europei, dove saremo in un girone molto difficile, dove i nostri più forti sono in America e dove c'è da costruire una nazionale per Pianigiani, tra tante difficoltà e tra poco materiale forse che offre il basket italiano, la Lega Nazionale Pallacanestro è la fonte, no? Serve anche per incrementare il basket italiano, inteso come basket tricolore. Indubbiamente la quantità di giocatori italiani è notevole, sicuramente superiore, nettamente superiore alla Serie A, e soprattutto in questo campionato i ragazzi giovani, di cui tanti ne vediamo oggi nella selezione italiana, appunto, hanno la possibilità di giocare tanti minuti, perché quello è la differenza fondamentale. Sì, certo. Un conto, ripeto, è essere all'interno di una squadra, un conto è giocare all'interno di una squadra. Questa è la vera differenza, avere la possibilità di poter crescere sbagliando, quindi non avere l'incubo di dover giocare magari pochi minuti, e se in quei pochissimi minuti messi a disposizione fai uno o due errori, magari sai che rischi di rimanere seduto per il resto della partita. Invece questi ragazzi hanno davvero tanti minuti a disposizione, quindi
il modo migliore per crescere è poter sbagliare. Tante riprese in gioco, abbiamo prima visto mentre parlavamo proprio questo confermatissimo anche gruppo di schiacciatori freestylers, Dunk Italy, che abbiamo visto prima proprio nel freestyler, un gruppo peraltro che si sta fermando e va in giro anche per il mondo, è stato anche partner della Coppa del Mondo dell'anno scorso, partner naturalmente della FIP e anche della LNP quest'anno. Un show veramente spettacolare, lo vedremo ancora nel corso della serata. Intanto è a meno 2 la formazione straniera, con gli italiani adesso in avanti con Tonut in angolo per il tentativo di Marino, palo per lui, allora si va in attacco per gli stranieri, pallone per Lewis e la schiacciata naturalmente inevitabile per Jay Crockett a 4:13 dal termine di questo All-Star Game qui al Palabama. Ancora un cambio per Alessandro Ramagli, dicevo prima, che sta guidando la Tezenis Verona, al terzo anno sulla panchina veronese, in carriera ha tenuto una promozione in Serie A anche con Pesaro nel 2007, ha allenato peraltro Livorno, Biella, Treviso, Reggio Emilia, Teramo. Direi che Ramagli può considerarsi uno dei tecnici di maggior valore del basket italiano. E intanto c'è il volo ad alta quota ancora per Jay Crockett, dicevo di Ramagli, Riccardo. Sì, Ramagli Stefano è sicuramente un allenatore di grandissima esperienza, tanti anni in Serie A e nelle leghe minori, sta facendo comunque benissimo quest'anno a Verona, una piazza importantissima che ha avuto un passato glorioso, lo dicevamo prima, come Reggio Calabria, come chiaramente Treviso, come tante altre piazze che stanno tornando alla ribalta. Verona è una di queste, anche esatto, grazie appunto esatto. All'allenatore, cioè a Alessandro Ramagli, che sta davvero facendo molto bene con il suo staff e con tutti i giocatori della Tezenis. Tra l'altro la presenza qui di Riccardo Pittis stasera in nostra compagnia ci dà lo spunto proprio per provare a masticare un po' quello che era stato il basket della grande Milano. Non siamo qui a dire che prima era peggio, era meglio, eccetera eccetera, stiamo qui solo per analizzare quello che è il panorama oggi, con tante cose buone, con cose meno buone magari, che possono servire a migliorare la pallacanestro. Intanto Gadefors e l'acrobazia, non male questa iniziativa per il giocatore svedese dalla parte opposta a Tonut. La faccia tosta mi sembra quella del padre, però, Riccardo. Sei d'accordo? Tale quale, se non peggio. Se non peggio. Il pallone sotto per la schiacciata, ancora sotto canestro per la formazione straniera, con la schiacciata di Murphy Holloway. Riccardo, siamo già a 65-62, siamo a 2:30 ancora della fine del secondo quarto. Qui toccheremo vette stratosferiche, ma va bene così perché vogliamo vedere tanti punti. Va benissimo, però vedi che adesso iniziano i primi tiri, la stoppata. Segnano tutti facilmente, sorridono ancora, però aspetta, piano piano. Sì, intanto vero, il punteggio adesso è 67-62 per la selezione italiana. E sono sicuro che inizia a rodere un pochino dentro a tutti i giocatori stranieri. E siamo a Mantova, una città che ogni anno fa uno step di avvicinamento proprio verso livelli alti, no? Una città che ama il basket, una città dove si lavora molto bene, l'organizzazione dell'All-Star Game anche ne è una conferma, ma non solo questo evidentemente, ma anche tutto quello che c'è dietro, l'ottimo campionato, zona playoff per la formazione allenata proprio da Amorea, che sta crescendo nel panorama italiano. Non è sicuramente una piazza storica, però ha un bel palazzo, ha una bella organizzazione, una squadra interessante, ben allenata, quindi direi che ha tutte le carte in regola per poter davvero crescere nel tempo e magari diventare una piazza importante per il basket italiano. 3 punti di vantaggio per la selezione italiana, l'LNP assist con la Quintana che è rientrata in campo, Ricci, poi il pallone sotto canestro viene fatto girare, adesso stanno difendendo leggermente di più gli stranieri, ci prova da lontanissimo la Quintana, il canestro da 3 punti per portare a più 6, 11 punti, come evidenziato dalla grafica, anche con l'ottima percentuale sul tiro dalla distanza per la Quintana, perché poi va bene anche se non ci sono difese, ma se tiri da 8 metri poi bisogna far canestro, no Riccardo? Esattamente, così come schiacciare
devi, anche se non c'è la difesa, comunque devi saltare, devi per saltare, arrivarci e andare a schiacciare. Adesso c'è uno dei primi interventi degli arbitri che giustamente lasciano correre moltissimo. Sarà la possibilità dalla lunetta per i tiri liberi da Matteo Negri, guardia della De Longhi Treviso, un altro 23enne come sottolineava prima Riccardo Pittis, viaggia peraltro a 9 punti di media a partita nel suo campionato. Ancora gli stranieri in attacco, il tiro sbagliato, il rimbalzo di Voskiu, l'ultimo minuto di gara, pallone sotto canestro, viene fatto girare, l'assist per Gadefors, pallone che viene spedito ancora fuori, tentano il tiro da tre gli stranieri, sbagliano, il rimbalzo conquistato ancora dalla formazione straniera con il bel rimbalzo e poi il canestro da parte di BJ Raymond alla grande dell'Angelico Biella. Ultimo minuto, 55 secondi, poi ci sarà l'intervallo e poi vi informo che nell'intervallo ci sarà la finale della gara delle schiacciate, quindi vi consiglio vivamente di seguirla, così come vi consiglio di seguire ancora gli italiani con la folla dalla parte opposta va a schiacciare. Hai visto? Crubeli appena vengono stimolati, Riccardo? È incredibile comunque i salti che stanno facendo questi ragazzi, da Crubeli a Biliga prima, adesso Fal prima ancora. Invece due parole bisogna spenderle sulla Quintana, giovane ragazzo interessantissimo, ha solo 19 anni, di gran lunga il più giovane di tutto il gruppo, però ha un carattere incredibile, tecnica veramente notevole, prospetto interessantissimo. Non male, 4 su 5 da 3 punti per Tommaso La Quintana, 14 punti già il suo bottino, peraltro come dicevo prima, primo anno a Biella in prestito da Cabo d'Orlando, primo anno in A2 Gold, grande continuità, 13 volte su 15 in doppia cifra, non male, anche in Euro Challenge non è andato male quest'anno con 13 punti, quasi 14 a partita, non male, delle esperienze in Euro Challenge per l'Angelico Biella. 8 al termine, 6 di vantaggio per gli italiani. Moraschini, foul, uno contro uno, può andare a tirare, lo fa, sbaglia, non c'è tempo forse per l'ultimo tiro. Finisce il secondo quarto e quindi intervallo lungo per questo All-Star Game che finora insomma sta regalando, come dicevamo, lo spettacolo che ci aspettavamo. 76-70 sembra un punteggio di fine gara. Alcuni momenti di questo quarto che si è appena concluso e tra poco noi vedremo anche la gara delle schiacciate, mentre in campo ci sono a tenerci compagnia le Flames, le cheerleaders, e noi con queste immagini facciamo un piccolo break, tra poco qui ancora per la gara delle schiacciate finale, promette uno spettacolo su Italia 2, tra poco. Gara schiacciata e fascia. Gara schiacciata e fascia. E ci facciamo un selfie. Eh? Ci facciamo un selfie. Siamo venuti. No. Rifa. Dai.
Eccoci qua nuovamente insieme, bentornati amici di Italia 2 per questa serata spettacolo All-Star Game di Lega Gold e Silver, e siamo alla finale della gara delle schiacciate. Eric Lombardi, 21 anni, dall'Angelico Biela, contro Jay Crockett, 23 anni, dalla Orsi Tortona. Entrambi hanno dato spettacolo nella qualificazione, adesso c'è il confronto tra i due per questa finale di questa gara delle schiacciate. Hanno già dimostrato di volare. Due schiacciate a testa, in caso di parità una singola schiacciata di spareggio tra i due concorrenti. La giuria sta prendendo posto, il pubblico sugli spalti attende lo spettacolo della gara delle schiacciate. Gammon, artista hip hop italiano emergente, e poi Andrea De Nicolao, Mike Singletary, Mario Boni e Claudio Coldebella sono i cinque giurati che la regia prontamente ci ha inquadrato, e sono loro che daranno l'esito finale, ma anche Riccardo Pittis avrà la sua voce in capitolo. Ti do una paletta supplementare, Riccardo. Allora, Eric Lombardi, 21 anni, vi dicevo, dall'Angelico Biella. È una... Già a vederlo si vede che è un ragazzo dai grandi mezzi fisici e atletici, Riccardo. Fisico perfetto, davvero saltatore. Adesso la differenza in questa finale la farà sicuramente la fantasia. Vediamo che sta comunque coinvolgendo una delle mascotte della partita. Vediamo cosa allora, si inventa Eric. Vediamo cosa inventa Eric Lombardi. Prima schiacciata, ci prova! Ed è già spettacolo per Eric Lombardi. Pallone stappato via dalla mascotte, schiacciato a canestro. Voto? Ma io gli do un 9,5. 9,5. Strepitosa schiacciata, 49 punti per la prima schiacciata. E adesso seconda schiacciata per Eric Lombardi. Oro agli europei under 20 con gli azzurri di Sacripanti. Parte da lontano, lancerà il pallone probabilmente. Se lo porta con sé, stacca dalla linea del tiro libero. Questo è uno che vola, questo è uno che vola. Voto! Oh mamma mia, qua un 10 glielo do tutto. Mamma mia. Mamma, è partito da lontano, eh. È partito davvero da lontano. 98 punti, e qui dovrà inventare Jay Crockett, che è uno che non scherza. Allora, questa è la prima schiacciata. Prende la palla dalla mascotte e va a schiacciare. Questa è la seconda. Mamma guarda mia, che questa è una grande schiacciata, Riccardo. Mamma mia, era proprio lontano, appena pochi centimetri dopo. Dopo la linea del tiro libero. Adesso Crockett sbaglia la prima, ma non era niente male. Si riproverà Crockett, però rispondere alla schiacciata di Lombardi non è facile. Riprova la sua prima schiacciata. Jay Crockett, 23 anni. Da Tortona, pallone fatto rimbalzare, sbaglia anche la seconda volta. Il pubblico applaude, Crockett ride, ci riprova senza nemmeno pensarci una volta. Stavolta va a schiacciare. Voto 8,5. Adesso deve inventare Crockett per provare a... Parte da dietro, dicevo, per provare a ribaltare i 98 punti di Lombardi. Non è facile, 45. Una grande schiacciata, ma Lombardi ha già vinto però. Qui c'è un 10, voto per questa schiacciata? Un bel 9 glielo davo. Un bel 9 glielo diamo, ma la vittoria andrà a Lombardi, perché prende 94 Jay Crockett. E allora il vincitore sarà Eric Lombardi. La vittoria della gara delle schiacciate. Ecco la ufficializzazione. Eric Lombardi vince la gara delle schiacciate. Io non so se la regia può farmela rivedere, ma è una grandissima schiacciata la seconda di Eric Lombardi. Veramente non voglio fare paragoni con nessuno, ma non sono in tanti a staccare dalla linea. Eccolo qua, accontentato immediatamente. Guardate dove stacca. Questa è una grande schiacciata, signori. Questa è una super schiacciata. Davvero bravo Lombardi.
tu ti ricordi chi staccava da lì, no? Quando schiacciava. Lasciamo, non facciamo paragoni irriverenti, ma Eric Lombardi veramente un ragazzo dalle doti atletiche pazzesche, premiato da Claudio Coldebella. Riccardo. Bella, veramente una gran schiacciata la seconda, la prima forse la giuria era stata di manica larga con Eric Lombardi, però secondo me la seconda vale questo premio, meritatissimo dal ragazzo. Giocatore che viaggia con 11 punti di media a partita e quasi 4 rimbalzi, vince la gara delle schiacciate. Peraltro questo suo anno a Biella ha raddoppiato la media punti dell'anno passato, vuol dire che è un giocatore che ha davanti a sé, no Riccardo, possibilità di crescita notevoli. Ma a 21 anni sai, fisicamente sì, se non ce l'ha lui esatto, fisicamente già molto pronto, soprattutto anche a Biella ha possibilità, tanti minuti a disposizione e sta davvero conquistando sempre più la fiducia del suo allenatore, di conseguenza ha sempre più possibilità di mettere in mostra le sue doti atletiche, ma non solo, perché è un giocatore che davvero si sta migliorando anno dopo anno, quindi è un prospetto interessantissimo. Molto interessante. Allora ci fermiamo per qualche minuto, tra poco sarà terzo quarto qui alla Balabam di Mantova, All Star Game LNP. Eccoci nuovamente insieme amici di Italia 2, grande spettacolo stasera al Palabam di Mantova con l'All-Star Game di LNP, 76-70 per la formazione italiana LNP Assist contro gli stranieri della RTL 102.5 con Riccardo Pittis in compagnia per raccontarvi questo All-Star Game. Peraltro Riccardo, dicevamo prima, la tua presenza ci dà anche l'opportunità, no? Di viaggiare un po' nella storia del basket, ovviamente proiettati al futuro, perché insomma dicevamo prima, tu hai vissuto anche la tua esperienza a Treviso, però qui parlavamo prima della Viola Reggio Calabria, parliamo di Mantova che è una nuova realtà emergente, parliamo di Verona che è pronta a tornare in Lega A e dove in Lega A ci sono piazze come Bologna, come Pesaro, come Caserta che soffrono, piazze titolate, piazze che hanno vinto scudetti. Forse da lì bisogna ripartire, no? per riportare il basket senza scomodare paragoni con il calcio, paragoni che non c'entrano, forse è meglio guardarsi addosso e provare a rilanciare il basket, serate come queste forse possono anche essere utili. Ma sono sicuramente utili per avvicinare le giovani generazioni a uno sport bellissimo,
non perché l'abbia praticato per una vita, ma proprio perché è veramente emozionante. Io posso parlare dell'esperienza di Treviso. Treviso ha rischiato veramente di sparire letteralmente dal panorama cestistico italiano. Davvero c'è stato un movimento fantastico di persone che hanno giocato oppure semplicemente sono state vicine alla pallacanestro trevigiana, e soprattutto di gente comune, di gente di tifosi, di veri appassionati che hanno letteralmente salvato questa squadra rilanciandola. Adesso questo entusiasmo si tramuta in numeri, perché ogni partita casalinga della De'Longhi Treviso Basket viene seguita da oltre 4.000 persone. Quindi questo la dice lunga sulla voglia di pallacanestro che c'è a Treviso, e non solo, anche nelle piazze che hai nominato in precedenza tu, sicuramente Reggio Calabria, sicuramente Verona, anche questa una piazza storica che sta veramente ritornando alla ribalta, così come tante altre situazioni che hai nominato in precedenza, Pesaro, Caserta, che in questo momento Bologna. Bologna stanno facendo veramente molta fatica, però hanno bisogno di pallacanestro, hanno bisogno veramente dell'entusiasmo che generano le squadre. Chiaramente il momento non è facilissimo, la situazione economica non aiuta, però ripeto, per l'esperienza che ho vissuto personalmente a Treviso insieme a Vazzoleri, insieme a Gracis, che stanno facendo un lavoro incredibile, ma veramente incredibile, e son certo che in qualsiasi piazza storica nominata in precedenza c'è sicuramente questo amore per quelle che sono state le squadre storiche che hanno calcato i parchi. In questo momento c'è bisogno proprio di questo, dell'interessamento, della sensibilizzazione di tutti quelli che possono fare qualcosa per aiutare a tornare ai vecchi fasti, cosa che, ripeto, a Treviso è successo. Intanto questi sono i punti con la Quintana e Krubali, che sono i migliori realizzatori con 14 punti, tutti sono andati a referto in questa partita che è ovviamente puro spettacolo, ma lo stiamo vedendo anche decisamente con molta felicità, perché è quello che ci aspettavamo. È chiaro che questi sono giocatori che sono impegnati nei loro campionati, queste anche la percentuale, le percentuali, le statistiche di questi primi due quarti, dicevo, giocatori impegnati nei loro campionati, ovviamente devono stare molto attenti anche a non farsi male, però non si stanno affatto risparmiando, perlomeno in ciò che sono schiacciate o comunque tentativi dalla lunga distanza. Come dicevamo, è quello che volevamo stasera, assieme a tutto quello che c'è attorno a questa serata di grande basket qui a Mantova, che noi di Italia 2 vi stiamo proponendo in diretta per il secondo anno. Si ricomincia quindi a giocare con gli italiani in vantaggio di 6 lunghezze, 76-70. Gli americani, anzi gli stranieri, mi perdonerete ogni volta, che cominciano subito con il tentativo, l'intercettato e poi la schiacciata di BJ Raymond per il 76-72. Ecco Eric Lombardi, ha vinto la gara delle schiacciate meritatamente, con una schiacciata pazzesca che abbiamo visto prima nel corso dell'intervallo. Adesso è la Quintana, il miglior realizzatore per i suoi questi primi due quarti. Moraschini spalle a canestro, il tentativo, il canestro del 78-72 dalla parte opposta. Va adesso a portare palla in avanti, a chiamare la giocata Jan Miller, poi fa tutto da sole, va a depositare. Io vedo già gli stranieri leggermente più in partita, Riccardo. E aspetta l'ultimo quarto. Lombardi viene fermato, prova ancora la Quintana, sbaglia il tiro dalla distanza. La Quintana è a 4-6 comunque dalla tira da tre punti. Molto precisi i ragazzi italiani. Il pallone che viene giocato adesso in palleggio da Hasbrook, prova la giocata, poi perde palla, può andare Moraschini, la riconquista poi Hasbrook stesso, il pallone sotto canestro viene depositato senza problemi per il canestro di Krubali per il meno 2 gli stranieri. Foul nell'angolo per Lombardi, il pallone per Cittadini, quasi dall'altezza del tiro libero, pallone sbagliato, la ripartenza di Hasbrook, il pallone verso Voskiu, l'attenzione al tiro da tre punti per l'americano naturalizzato danese, che poi controlla il tiro, il tentativo da parte di Krubali, sbagliato il rimbalzo di Moraschini, che poi deve fermarsi, ci prova dalla distanza ancora da tre punti per
Moreschini, siamo a primo suo tiro dalla distanza da tre punti, finora 7 punti per Riccardo Moreschini. Dalla parte opposta la risposta è tentata da Singletary, poi si proietta in avanti la Quintana, pallone sporcato, finisce in fallo di fondo, la rimessa in gioco per la formazione italiana. Prima abbiamo ricordato i successi di coach Sacripanti, che è uno che con i giovani ci sa fare, allenatore attuale della pallacanestro Cantù, proprio a dimostrazione che poi la nazionale A deve attingere, no, poi da questi ragazzi per forza di cose, Riccardo. Chiaramente sono la nazionale A è il naturale sviluppo di quello che hanno fatto molto bene in questi anni con le nazionali giovanili. Sacripanti l'hai nominato prima, attuale allenatore di Cantù, ma davvero ha fatto grandi cose con le nazionali under 20, l'ultimo appunto, ripeto, è stato il successo della nazionale con questo giocatore che ha appena sbagliato la schiacciata, che insieme al suo compagno di squadra Stefano Tonut appunto ha vinto nel 2013 l'Europeo under 20, facendo davvero una grandissima manifestazione, è stata un'emozione anche seguirli alla televisione, cosa che ho fatto davvero con piacere. Cittadini provano uno contro uno, lo scarico poi ancora per la Quintana, e ancora un canestro da 3 punti per Tommaso la Quintana, dei 2 punti questo canestro, sono 16 punti miglior realizzatore sinora della squadra italiana, 18 invece per Usman Krubali nella formazione degli stranieri, che adesso devono recuperare 5 lunghezze. Il tentativo, il tiro da 3 punti è sbagliato, comunque ci riprova ancora Voskiul, sbaglia di poco, pallone che viene riconquistata ancora dagli stranieri, ancora un tiro sbagliato e stavolta può andare Eric Lombardi in azione personale, poi Moraschini si gira, sbaglia canestro, non trova però il corridoio centrale, allora preferisce appoggiare verso la Quintana, che può ancora chiamare un minimo di gioco provato probabilmente dagli allenatori nel tempo a disposizione per preparare la squadra. Poi il canestro di Cittadini non viene credo convalidato, peraltro Cittadini, diciamo prima, ha vinto una Coppa Italia con la Carpisa Napoli nel 2006, una medaglia di bronzo con la nazionale azzurra e gli europei di Svezia nel 2003, e poi 2 promozioni nella massima serie con Livorno e Rieti. Palmares di tutto rispetto per il lungo 35enne della centrale del latte Brescia, Alessandro Cittadini. Più 5 per la formazione allenata da Ramagli, con Moraschini che prova uno contro uno con Lewis, poi Moraschini prova il tiro da 3 punti, sbaglia, rimbalzo viene conquistato dalla formazione degli stranieri, che adesso provano ad andare con Brownlee, il tiro sbagliato da parte del giocatore della centrale del latte di Brescia. Poi dalla parte opposta è subito la Quintana che non si fa pregare, sbaglia però il suo tiro anche, azione adesso viene riproposta in avanti da parte di Miller, ci prova Lewis, sbagliato anche il tiro di Lewis, il rimbalzo, adesso si sbaglia un po' tanto, 5 minuti alla fine del terzo quarto con Tonut che è stato nuovamente mandato in campo, Lombardi, pallone ancora per la Quintana, va a bloccare Lombardi, poi non è ancora per Moraschini, ecco il vincitore della gara delle schiacciate che ci prova però da 3 punti e dimostra di saperci fare anche dalla lunga distanza. Il ragazzo sa giocare, adesso c'è un time out che permette anche all'organizzazione di fare un'altra delle tante iniziative. E allora questo è lo show della Dunk Italy, eccoli qua i ragazzi freestyler col pallone. Ci fa piacere che il freestyler, anzi che il basket venga associato a questa disciplina che è il freestyler, che ha tante derivazioni, però bello pensare che dei ragazzi hanno utilizzato il pallone da basket, no? per queste loro esibizioni, applaudite peraltro dal pubblico di Mantova. Stavo guardando che a mia insaputa, quando giocavo e perdevo i palloni, ero a mia insaputa un freestyler. Vedi quante cose che si imparano nonostante l'età. Peccato che te perdevi i palloni. Esatto, non lo sapevo, però magari facevo le stesse identiche cose, tipo sui piedi, passare dietro la testa. Chi erano i coach che ti sgridavano di più, da Peterson a Casalini a tutti i tuoi grandi allenatori che hai avuto, Riccardo? Che era quello che ti sgridava maggiormente? Ma guarda, te ne hai avuti tanti. Direi ne ho avuti tanti.
direi quelle che ricordi con più affetto magari. Partiamo da quello che sgridava meno, perché essendo stato un grande giocatore sapeva quanto, quanto fosse ed esatto, ovviamente era Mike D'Antoni. Poi direi che comunque sempre con grande equilibrio. Quelli che pretendevano molto ed erano davvero molto attenti a qualsiasi piccolo dettaglio sono stati forse Ettore Messina e Zelimir Obradovic. Non hai avuto proprio cattivissimi allenatori in carriera, eh? No, direi partendo dal primo, che è stato il mitico Dan Peterson, fino all'ultimo della mia carriera, che è stato Ettore Messina, passando appunto tra D'Antoni, Obradovic, grandissimi allenatori. Non male, decisamente. Più 8 per la formazione italiana, rullo mandato in campo da Ramagli, pallone di Tonut verso Lombardi, ci prova ancora da tre punti, sbaglia stavolta, rimbalzo di Cittadini che poi va a schiacciare, allora gli stranieri si riportano in avanti con Jan Miller, si ferma Miller, prova lui il tiro da tre punti, sbaglia, ancora il rimbalzo da parte di Tonut, ancora un contropiede portato dalla formazione italiana, il tiro dall'angolo, il canestro da parte di Rullo. Non scherzano i ragazzini italiani, Riccardo, non scherzano affatto. No, infatti adesso iniziano a essere 13 punti di distacco tra le due squadre, a favore ovviamente della selezione italiana. Chiaramente diventa più difficile adesso per gli stranieri riuscire a raggiungere, anche se Brownlee con questi tre punti riporta a 10. Rullo ancora per Stefano Tonut, il blocco di Cittadini, lo scarico verso Lombardi, stoppato Lombardi, quindi andrà il lunetta, la stoppata di Brownlee è ritenuta irregolare dai direttori di gara. Però vedi allora, che adesso non fanno più far canestri facili. Sì. Direttori di gara, voglio ricordarli anche, non ho ancora fatto, Cristian Borgo, Daniele Caruso e Martino Galasso a dirigere questo All-Star Game di LNP, più 11. Adesso la partita sta diventando con meno canestri perché gli americani stanno... Gli americani, vabbè, mi hai perdonato Riccardo, mi hai perdonato? Sì, gli stranieri, dobbiamo dire così, si stanno applicando un po' di più in difesa, il tiro da tre punti, peraltro... A proposito di stranieri, quelli con cui tu hai giocato fanno venire i brividi solo a pensarci, ma volevo dire, gli stranieri, gli americani soprattutto, stavolta è giusto quello che voglio dire, sono quei giocatori che sembrano che non vogliono difendere, ma che poi quando si applicano in difesa sono i più bravi in assoluto. Hanno doti fisiche straordinarie, atletismo pazzesco, di conseguenza la difesa è soprattutto atteggiamento mentale, perché fisicamente nel caso appunto dei giocatori di colore è naturale, e di conseguenza nel momento in cui vuoi applicarti in difesa riesci a farlo in qualsiasi momento. Ovviamente poi ci vogliono anche intelligenza tattica, posizione, e capire cosa fa l'attacco, però poi fondamentalmente nell'uno contro uno la cosa fondamentale è avere i piedi veloci, le gambe forti abbastanza per resistere a uno, due, tre scivolamenti. 12 punti di vantaggio per gli italiani, che recuperano un altro pallone con Tonut, palla schiacciata a terra per Rullo, non trova la coordinazione per andare al tiro, allora preferisce scaricare sulla Quintana. Ancora Rullo, ci va adesso da tre punti, tiro lungo, va sul secondo ferro, poi Ndoia va a combattere per recuperare il pallone. Pallone che viene recuperato dalla formazione degli stranieri. Adesso noi tra poco saremo chiamati anche a votare il migliore in campo. Aspettiamo ancora un po' magari Riccardo, anche se il nome ce l'ho già. Anch'io. Ah sì? Anch'io il nome ce l'ho già. Miller in possesso di palla ancora per gli stranieri, Gadefors in angolo per il tentativo, è l'uno contro uno che va a canestro con una bella giocata di Justin Brownlee proveniente dal college di St. John's. Ancora un pallone recuperato dai giocatori stranieri, 10 di vantaggio sempre per la LNP. Assist la squadra italiana, il tiro dalla distanza di Miller è sbagliato, il rimbalzo conquistato dalla formazione italiana con la Quintana che va in avanti, vediamo se si arresta e tira, no, scarica poi su Claudio Ndoia,
Pallone che viene fatto girare ancora sull'arco della linea dei tre punti, la Quintana uno contro uno con Gadefors, poi ci prova, non tira Ndoya, prova il lob, una cosa a metà tra un passaggio, forse Biliga non è andato come pensava Ndoya a raccogliere il lob, poi il tentativo da tre punti ancora una volta sbagliato alla formazione straniera, che poi con Murphy Holloway conquista il rimbalzo e va a schiacciare meno 8 a 1 minuto e 15 dal termine del terzo quarto. Poi nell'ultimo quarto avremo ai nostri microfoni alcuni dei protagonisti proprio di questa serata per scambiare qualche chiacchiera con loro. Dalla parte opposta Rullo va a depositare il pallone del 100 a 90, ultimo minuto qui alla Palabam con la formazione italiana con il vantaggio. Stavolta fa tutto bene Miller, va a depositare il pallone il giocatore playmaker della Fileni Iesi, poi il fallo che viene commesso da Jay Crockett, finalista della gara delle schiacciate. Pallone che sarà nelle mani di Stefano Tonut, questo è l'intervento falloso da parte di Crockett. Dalla lunetta Stefano Tonut, finora a canestro con 13 punti, non arriva il suo 14esimo. Peraltro, Riccardo, sono tre falli fischiati dagli arbitri, gioco pulito come vorremmo sempre, ma non è così, non può essere così nella realtà. No, decisamente no. 40 secondi al termine di questo terzo quarto, straniera ancora in avanti, ancora con Miller che continua a sparare dalla distanza, stavolta va a canestro il giocatore dei Iesi. Per Miller è il suo nono punto, 1 su 6 però da tre punti, e questo è il suo primo canestro da tre punti, e dall'avanti ancora proprio Miller a 22 dal termine. Ci prova adesso il suo tiro dalla distanza con Brownlee, però non è ancora recuperato, ancora da Miller da lontanissimo. Cominciano a prendere la mira gli stranieri, Riccardo, meno 4 a 6 dal termine, vediamo se c'è un ultimo tiro per la formazione italiana. Rullo, pallone dietro la schiena, poi l'assist, la schiacciata per Biliga. Applausi soprattutto per Rullo, termina il terzo quarto, 103 a 97 per questo All-Star Game di LNP. Adesso noi facciamo un ultimo break e poi pronti per raccontarvi l'ultimo quarto di questa partita, ma diamo anche qualche secondo per le Flames, le ragazze che stanno allietando, le ragazze della Polisportiva Nazareno Carpi, che stanno allietando proprio gli intervalli con il loro spettacolo. Qualche secondo per loro e noi ci fermiamo qualche minuto e poi qui per il quarto e ultimo quarto. Se portano qualcuno, parliamo un po', se trovi Stefano, se vuoi portare qualcuno qui a parlare, non abbiamo cosa? Abbiamo una cuffia. Eccole ancora le Flames, danno spettacolo, davvero brave queste ragazze, il gruppo di cheerleaders che stanno accompagnando l'All-Star Game di Mantova della LNP. Tra l'altro agli europei di Parigi nel 2010 questo gruppo di cheerleaders ha ottenuto il quinto posto.
partecipa a eventi cestistici di altissimo livello e le applaudiamo anche noi naturalmente. Prima di andare a vivere l'ultimo quarto, meno 6 per la formazione degli stranieri, vediamo se adesso avranno voglia di vincere questo match, intanto che noi attendiamo di avere qualche ospite ai nostri microfoni per cominciare a fare un'analisi di questa serata. Intanto vi posso svelare che Riccardo Pittis voterà la Quintana come MVP della serata. Posso dirlo, Riccardo, o no? O vuoi mantenere il segreto? No, esatto. O vuoi cambiare idea? No, no, è meglio non dirlo, secondo me. Allora, non lo diciamo ancora. Ci sarà l'MVP per Riccardo Pittis, MVP del match, che sarà poi ovviamente premiato al termine della partita. Qui Ndoye sbaglia il passaggio, gli stranieri sono a meno 3. Attenzione che Pittis ha detto, guardate che l'ultimo quarto, se vorranno vincere questi vincono. Anche secondo me anche i ragazzi italiani non li lasceranno comunque vincere tanto facilmente. Hai ragione. 9:38 alla fine del match. Ancora il tentativo spalle a canestro ben realizzato da Holloway, Murphy Holloway, centro della pallacanestro Trieste. Italiano ancora in avanti, la finta di Tonut, poi il tentativo di Tommy Marino, pallone che va alto, il rimbalzo conquistato ancora da Holloway, la ripartenza di Miller, attenzione all'arresto e tiro di Miller, stranieri a meno 1, invece Miller va fino in fondo, sbaglia, rimbalzo di Ndoye alla parte opposta, Marino alza il pallone per Tonut che non va a schiacciare ma va a depositare il 105-102. Passaggio sotto intercettato ancora da Tonut. Adesso comincia a essere anche molto interessante l'altalena dei punti. Ndoye prova il suo primo tiro da tre punti, sbagliato per Claudio Ndoye, 6 punti per lui, era il secondo da tre punti. Poi va a schiacciare direttamente corridoio per Justin Brownlee, il canestro del 105-104. Tonut, è lui che va a rispondere da tre punti, il tiro è sbagliato però, il rimbalzo della formazione straniera ancora con Miller, attenzione al suo arresto e tiro, eccolo qua, puntuale, sbaglia però Miller, rimbalzo conquistato ancora dall'LNP, assist dalla parte opposta, Tonut in contropiede, assist per Rullo e c'è il canestro anche di Rullo, 107-104, 7:59 al termine. Prova la girata e sbaglia, però poi sbaglia anche il tap-in Brownlee. C'è la possibilità per Rullo ancora di portarsi in avanti. Vediamo se Rullo va a concludere. Poi lo scarico per Marino. Ancora Rullo va fino in fondo. Accompagna il pallone, sbaglia. Ndoye prova il tap-in. Viene poi fermato dal fallo di Crockett. Riccardo, posso approfittare per avere da te un piccolo pronostico su come andranno i prossimi europei per la squadra azzurra, visto che abbiamo parlato tanto di basket italiano? È una squadra nostra che forse può fare tutto e il contrario di tutto, probabilmente, no? Forse faccio prima a darti 6 numeri del Super Enalotto con più precisione. No, scherzi a parte, ovviamente la speranza è che riesca a fare un grande risultato. Poi ci sono tante incognite, la prima fondamentale è chi ci sarà, come sempre. Purtroppo alcuni giocatori hanno avuto problemi in passato, nel periodo in cui appunto la nazionale doveva giocare, alcuni giocatori chiave, di conseguenza bisogna prima aspettare e vedere chi ci sarà, chi darà la propria disponibilità dei giocatori che giocano nella NBA, quindi i vari Bellinelli, Datome, Bargnani e Gallinari, e dopodiché pensare che comunque saranno esatto. Si può pensare di fare, no? un pronostico. Peraltro mi sembra che questo sia un problema ormai di tutte le nazionali, no? Quella disponibilità, visto ormai appurato il fatto che in NBA non ci giocano più solo gli americani ma ci gioca mezzo mondo. Di conseguenza poi tutte le nazionali hanno, dico, lo stesso problema, ma quasi, ovvero l'incertezza di sapere chi ci sarà o meno nelle varie nazionali. E purtroppo la nostra nazionale rientra in questa categoria di squadre problematiche. Ripeto, la squadra di Simone Pianeggiani sta facendo un ottimo lavoro, è cresciuta
è cresciuta molto lavorando assieme per più anni, i ragazzi si sono cementati tra di loro, hanno creato veramente un ottimo gruppo, poi però da questo a fare un risultato ci sono, ripeto, tantissime incognite, tantissimi imprevisti e di conseguenza è veramente impossibile riuscire a fare un pronostico. 4 punti dividono due formazioni, 3 punti adesso, 109-106 per la formazione italiana. Vediamo allora in questi 6 minuti e mezzo che rimangono da giocare. Marino all'indietro in acrobazia per la schiacciata ancora di Paul Stefan Biliga della Ferentino, 24 anni, ancora un altro pazzesco giocatore dal punto di vista atletico, originario del Camerun. Questa schiacciata è stata la dimostrazione. Il tiro dalla distanza sbagliato ancora da BJ Raymond, poi il tap-in tentato e realizzato, 111-108, pallone che sta per essere recuperato, poi toccato da Gade Forz, pallone che finisce in fuori dal campo, quindi ha rimesso in gioco per la formazione italiana, 15 sul cronometro dei 24 ancora da giocare, meno di 6 al termine del match. Partita adesso equilibrata, il tentativo di Marino dalla distanza sbagliato, il rimbalzo viene conquistato da Deloach, giocatore di Reggio Calabria. 14.9 punti di media partita per il playmaker della formazione calabrese, adesso in uno contro uno con Marino, è lui che si alza, va al tiro, sbaglia e va a schiacciare, a conquistarsi anche gli applausi del pubblico Murphy Holloway. Adesso ancora ultime sostituzioni, rientra in campo Moraschini, rientra in campo anche la Quintana, ultime mosse da parte di Ramagli e Morea, i due tecnici, vi ricordo, che hanno guidato le due formazioni stasera, Ramagli, tecnico della Tezenis Verona, sulla panchina della formazione italiana LLP Assist, e Morea, tecnico della Dinamica Mantova, a guidare la formazione straniera di RTL 102.5. Uno contro uno adesso di La Quintana, non è che viene fatto ancora girare, Biliga prova il tiro dalla media, il rimbalzo di Ricci, ancora il pallone di Biliga, ecco Ramagli con il suo assistente De Paul, ex atleta dell'Olimpia Milano, pallone che viene adesso recuperato, palla persa da Negri, dalla parte opposta va Deloach ad alzare il pallone, pallone che viene appoggiato poi per il canestro di Holloway e vanno in vantaggio gli stranieri, quasi, non dico che l'avevamo previsto, o quasi, no? Quando arriva l'ultimo quarto, Riccardo, si ricordano di voler andare in vantaggio. Esatto, credo sia la prima volta in tutta la partita che vanno in vantaggio, però vedi che adesso difendono, vedi che adesso, adesso fanno un basket totalmente diverso, infatti secondo me adesso in questi ultimi minuti anche Ramagli chiederà ai ragazzi forse di difendere un pochino più intensamente proprio per non lasciar vincere la squadra avversaria. Infatti guarda come si sono abbassati i parziali mentre siamo arrivati all'ultimo quarto, 114-111 per la formazione straniera, ancora le Flames in campo per questo time out a 4:34 dalla fine del match di questo All-Star Game della LNP. Questo secondo appuntamento qui al Palabam di Mantova, con il saluto anche per le cheerleaders che hanno accompagnato l'evento, un evento come vi dicevo prima che abbiamo vissuto con tanti momenti di spettacolo, con le gare di schiacciate, con la gara di tiri da tre punti, momenti emozionanti anche con il lancio dei peluche, ma anche con gli Special Olympics prima del match, tanti momenti belli decisamente a contorno di questa serata di basket spettacolo qui a Mantova. E allora 4:20 alla fine della partita, 4:34 chiedo scusa alla fine del match, con la formazione italiana in avanti con Moraschini, il taglio di foul non visto, come diceva Riccardo prima, è leggermente aumentata la pressione difensiva. È aumentata, sì, perché ovviamente lo dicevamo fin dall'inizio, è partita a spettacolo fino all'ultimo quarto, dove invece tutti vogliono vincere, soprattutto gli stranieri, anche perché poi non vogliono essere presi in giro durante la settimana, esatto, dai loro compagni, esatto, di squadra, esatto, italiani, quindi
aumentano per quello la difesa. Soprattutto per quello, perché sappiamo cosa vuol dire poi tornare in allenamento ed essere presi in giro dai compagni di squadra. Soprattutto italiani, no? Quando prendi in giro poi uno straniero, un americano che dir si voglia. Rimessi in gioco ancora per la versione italiana, 14 sul cronometro dei 24. 3.51 al termine. La Quintana verso Ricci, si gira bene Ricci, bella la giocata del giocatore della formazione italiana, Giampaolo Ricci, giocatore della Sigefo Casal Pusterlengo. Alla parte opposta c'è Bosquil, che si è ricordato, ricorda a tutti che ha comunque vinto la gara del tiro da tre punti, più 7 per gli stranieri. Ancora in attacco con Ricci, quindi la Quintana, Eric Lombardi, uno contro uno, bello il pallone, hai visto come sono andati a mettere la mano per strapparla via. Quante ne sai, Riccardo Pittis? Già vista. Già vista decisamente. E allora ci ha raggiunto Tommy Marino, l'uomo assist, l'assist player, io l'ho spiegato. Mi senti Tommaso? Io l'ho spiegato cosa vuol dire assist player, ho spiegato cosa fai tu in quello che è questa iniziativa Slam Dunks. Innanzitutto cosa facciamo noi? Cosa fate voi, va bene, da Bruno Cerella in poi. Sì, il nostro obiettivo è quello di portare la pallacanestro dove purtroppo non c'è tanta possibilità di fare basket. Più precisamente noi... L'anno scorso abbiamo costruito un campo da pallacanestro a Madare, una baraccopoli nel cuore di Nairobi, e lì è nata la nostra Basketball Academy, ovvero un progetto di pallacanestro che va avanti tutti i giorni all'interno della baraccopoli con degli allenatori che noi abbiamo formato, fra virgolette, e 60 bambini dai 9 ai 13 anni che fanno attività tutti i giorni. Perché questi bambini devono anche divertirsi, hanno anche il diritto di divertirsi. Assolutamente sì, diciamo che noi abbiamo dato un'opportunità in più, al di là della scuola, un'opportunità in più di fare qualcosa di diverso, ecco, perché il calcio è facile, no? Certo. Mentre la pallacanestro è un po' più difficile senza un campo. Soprattutto lì. Esatto. Io e Riccardo abbiamo il braccialetto di Slam Dunks, come vedi, e quindi certo, siamo vicini per quel che possiamo anche noi. Dicendo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che cos'è Slam Dunk. Intanto Pittis invece, quando voi eravate avanti di 13, così ha detto vedrai che all'ultimo quarto poi gli stranieri vengono fuori, quante ne sa. E così sembra. Non posso dargli torto. Comunque Tommy, è stata una bellissima serata, organizzata benissimo, con tutto il contorno che merita l'applauso ovviamente alla LNP, che ha organizzato anche quest'anno grazie all'appoggio della Dinamica Mantova, una bellissima serata di basket. Sì, devo dire che io l'anno scorso non c'ero, ma tramite Emanuele Rossi, il mio capitano, mi aveva detto che era stata veramente una bella festa, e quest'anno effettivamente è proprio una bella festa. C'è tanta gente, tante belle iniziative, anche benefiche, quindi è una bella giornata e sono contentissimo di averne fatto parte. Ecco. Molto bene, grazie Tommaso. Grazie a voi. E complimenti e bravo per quello che fai, grazie anche fuori dal campo. Grazie a Tommaso Marino, giocatore del Treviglio. Intanto 128-119, dicevi Riccardo? Esatto, quello che dicevamo si è avverato. Adesso però 122, se dovessero recuperare questa palla, forse i ragazzi potrebbero avere ancora una chance. Certo, questi tre punti invece credo che possano mettere un serio sigillo alla partita. Più 9 per la selezione straniera, ma va bene, il risultato non conta, lo facciamo giusto per stare in compagnia di chi ci sta seguendo a casa, naturalmente, che ha vissuto su Italia 2 questi momenti di basket spettacolo. Gli All-Star Game servono ovviamente naturalmente anche a questo, e direi che un po' tutti hanno onorato veramente la serata, Riccardo, no? Tutti con la gioia. È vero che è facile dire vabbè, come fai ad annoiarti se giochi a basket, però molte volte anche dipende dall'approccio, no? Di come tu affronti serate di questo tipo, e tutti quanti, sia gli stranieri che gli italiani, hanno risposto veramente alla grande, e il pubblico di Mantova li applaude ancora adesso. Ma guarda, davvero è stata una bella festa, è stata la prima volta per me, devo dire che
sono stato bene, mi sono divertito, voglio davvero fare i complimenti all'organizzazione, al direttore generale Claudio Coldebella, non solo perché è un amico ma perché è un grande professionista, Stefano Valenti, Nicola Tolomei, tutte persone che davvero stanno facendo un ottimo lavoro per questa Lega. 40 secondi, il tentativo di La Quintana alla parte opposta, adesso gli stranieri hanno deciso di vincere, Ron Lewis va a canestro, più 12, gli stranieri della formazione di RTL 102.5 andranno a vincere il match, ma dicevamo conta poco, ancora vanno in recupero, hai visto Riccardo? Il tiro di Deloach, il canestro da 3 punti, e c'è raggiunto Claudio Coldebella poco fa, ciao Claudio, poco fa lo stesso Riccardo faceva i complimenti alla Lega, naturalmente assieme alla Dinamica Mantova, assieme a tutti voi, Stefano Valenti, tutti coloro che hanno contribuito, Sandro Santoro, insomma alla realizzazione della serata, perché il motivo era fare un po' di spettacolo, ma tutto quello che c'era attorno aveva lo stesso valore, forse di più anche della stessa partita, no? Sicuramente un gran lavoro di squadra, per cui i complimenti veramente sono di tutti, ringrazio anche voi che come sempre siete sempre molto gentili e tutto, bella partita, si sono divertiti tutti Ricky, fan tutti canestro, sembravamo veramente io e te. Ma lo so, non vorrei esagerare, ma forse Pitti, secondo Bella, forse al primo quarto, quando i difensori stavano a 6 metri, potevano ancora fare la loro bella figura. All'ultimo quarto no, però non lo so. Comunque, almeno oggi. Comunque no, dico che Lombardi ha vinto facile perché il Colde non ha partecipato. Sì, questo è vero, questo è vero, questo è vero. Claudio, dicevamo, la LNP, lo dicevamo l'anno scorso, lo rinnoviamo, è il serbatoio del basket italiano, perché è così. Assolutamente. Io guardavo i ragazzi italiani, sono tantissimi, molti di questi hanno fatto parte delle nazionali giovanili, per cui ci sono tantissimi buoni giovani italiani, bravi, bisogna farli giocare, dargli spazio. La Lega Nazionale Pallacanestro è una lega di sviluppo da questo punto di vista, e forse il loro ambiente anche naturale che gli dà questa possibilità, per cui bisogna avere coraggio e mettere, insomma, dare l'occasione a questi ragazzi di esprimersi. Noi lo facciamo e anche oggi hanno dimostrato il loro valore. Mi piace quel bisogna aver coraggio, dice Claudio, perché molti continuano a dire, a fare paragoni con il calcio, con sport che magari sono su altri pianeti. Io ho sempre sostenuto nel mio piccolo, Claudio, vorrei da te conferma, che è inutile stare sempre a far paragoni con altri, è meglio guardarsi allo specchio e lavorare dentro il proprio ambiente, no? Per sviluppare tutto. Assolutamente, perché di cose belle ce ne sono, l'abbiamo visto oggi tra l'altro con 12 iniziative collaterali, la scuola, certo, di tifo, tutte, certo, le cose. Noi cerchiamo di tirare fuori le cose belle e, come ho detto prima, ne abbiamo veramente tante. Avete parlato con Tommaso Marino e penso sia uno degli esempi belli del nostro sport. Peraltro la schiacciata di Lombardi è stata pazzesca, eh? La schiacciata che gli ha fatto vincere la gara. Ma poi quando gli ho dato il premio mi ha detto, ma sai che pensavo di non farcela, e gli ho detto anch'io, quando ho visto la mascotte lì ho preso spavento per lui. Va bene, grazie Claudio, grazie, grazie, complimenti per il grazie lavoro che state facendo in LNP. Claudio Coldebella, ricordiamolo, insomma, è stato un grande del basket italiano. Claudio, ecco la schiacciata, guardate qua. Io non mi stancherei mai di rivederla questa schiacciata. Ricordiamo l'esperienza che Claudio ha accumulato nel corso degli anni come giocatore, anche come dirigente, anche come allenatore, insomma, possono servire. E tutti quanti, no Riccardo, devono lavorare per la crescita di questo sport che noi amiamo. Ma guarda, sicuramente il basket non ha attraversato negli ultimi anni e tuttora non sta attraversando il suo periodo migliore. È altrettanto vero che il lavoro che fanno alcune persone, tra cui appunto Claudio e tutti i suoi collaboratori, e tanti altri che amano questo sport, serve proprio a cercare di far tornare in alto la pallacanestro italiana, che ha bisogno appunto di queste manifestazioni, ha bisogno della nazionale, dei successi della nazionale, per poter tornare davvero a essere uno sport importante come è stato in passato e come merita di essere. Ecco Ricky, facendo un excursus adesso, giusto, siamo in addirittura d'arrivo, possiamo approfittare un po' per capire. Questa Lega Gold, mi sembra che Verona sia ben lanciata, poi sai, playoff, intanto qui ci sono le premiazioni ovviamente per i protagonisti della serata. Verona sembra avere una marcia in più, però si sa che poi quando arrivano playoff, quando arriva la fine del campionato, molti equilibri si livellano, eccetera, eccetera. Questo per quanto riguarda la Lega Gold.
Intanto qui viene premiato Lombardi per la vittoria della gara delle schiacciate. Questa è la schiacciata pazzesca che praticamente gli ha dato la vittoria. Pensi che Verona possa arrivare fino alla fine? È l'MVP della partita? Giustamente Riccardo Pitti, se ce lo sottolinea, è proprio lo stesso Lombardi. Dicevo, vedi Verona lanciato per un pronto ritorno della Lega. Ma guarda, l'hai detto tu in precedenza, poi il basket si gioca nel finale di stagione. Chiaro che questa prima parte Verona l'ha giocata davvero molto bene, meritando la prima posizione e di conseguenza mettendo solide basi per quello che potrebbe essere il rilancio e magari il ritorno nella serie maggiore. Però davvero sarà molto bello fino alla fine questo campionato, che sta dimostrando di essere molto interessante e molto emozionante. Allora adesso noi approfittiamo della gentilezza di Eric Lombardi, che è l'MVP del match, e lo chiamiamo proprio qui in postazione con noi. Vorremmo fare con lui la chiusura di questa splendida serata, Riccardo, con il vincitore della gara delle schiacciate e con l'MVP anche della partita. Ciao Eric. Ciao a tutti. Allora, innanzitutto hai fatto una schiacciata che anche Riccardo Pittis, che non so se te sai chi è, ne hai sentito parlare o no? Sì, di Pittis? Ah vabbè, sai, hai visto Riccardo? È troppo giovane, è troppo giovane. Comunque, adesso rivedremo la tua schiacciata, la rivediamo insieme, guarda, perché hai fatto una schiacciata pazzesca. No? Volevo saltare da più indietro, però lo sapevo che non sarei arrivato. Dove volevi schiacciare? Hai staccato quasi dalla linea del tiro libero. Era quella l'intenzione, però ho visto che non ci arrivavo. Vabbè, non è meme. Bravo, così vabbè, ci piace. E allora ditelo. Senti Eric, sei stato anche l'MVP della partita. È stata una bella serata, ci siamo divertiti tutti, grazie anche alla vostra voglia di dare spettacolo. È stata una serata con tanti secondi fini che poi diventano i primi fini, perché la solidarietà, le iniziative benefiche sono state tante, però voi vi siete divertiti, è quello che contava. Sì, sicuramente è stata una bella esperienza, questa è la prima volta che la faccio, quindi ero anche un po' emozionato all'inizio, poi piano piano mi sono riuscito a sbloccare e comunque ho giocato insieme a dei gran compagni che anche loro ci hanno messo entusiasmo e voglia, e quindi è stata l'esperienza, l'abbiamo presa al massimo. E l'Angelico Biella? Angelico Biella, siamo lì e noi giochiamo sempre al massimo, sempre al 100% e ci proviamo sempre. Allora, ti vuoi far inquadrare con il tuo trofeo di MVP della partita, così con te, grazie per la tua simpatia e cordialità, vogliamo salutarci. Ecco qua, Eric Lombardi è l'MVP della partita, ma io direi che insomma un po' tutti sono stati protagonisti. Grazie Eric, grazie a voi. Bocca al lupo per il tuo campionato. E allora noi possiamo salutarci qua con le immagini in campo delle due squadre. Vai pure Eric a raggiungere i tuoi compagni con le immagini degli stranieri, degli italiani, delle leghe Gold e Silver che si sono divertiti, così come pensiamo che vi siate divertiti anche voi a casa, così come speriamo di esservi stati di compagnia anche il sottoscritto e Riccardo Pittis. Grazie Riccardo per essere stati con noi. Grazie a te Mino e buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ci lasciamo con le immagini più belle di questo All-Star Game. Grazie amici di Italia 2, al prossimo appuntamento. Grazie a tutti dal Palabam di Mantova.